Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo speciale del podcast del Ghiaccio e del Fuoco, Il mistero della lettera rosa. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Domenico e Filippo. Ciao! Ciao. Come potete vedere dal titolo, parleremo dell'ultima lettera arrivata a John prima dell'ammutinamento e conseguente morte del Lord Comandante. La lettera che il fandom ha trasformato nel grande mistero di Eden Sui Dragons, anche se viene collocata letteralmente negli ultimi 3-4 capitoli del libro e serve soltanto, con molta probabilità, a concludere l'arco narrativo di John col cliffhanger dell'assassinio. Spoiler warning, parleremo di tutto e tutti, la serie, i 5 libri canonici, i capitoli inediti di The Winds of Winter, il mondo del ghiaccio e del fuoco, Fire and Blood, Dankeneg, eccetera, siete avvisati. Inoltre, tutte le traduzioni sono nostre, tendiamo a non usare la versione di Alfieri. Allora, partiamo col dire che è stata battezzata Lettera Rosa dai fan e non è chiamata così da nessuno dei personaggi, così come è successo al Purple Wedding e le nozze viola di Joffrey e Margaery. È chiamata anche la Bastard Letter, o la lettera del bastardo, la lettera bastarda. Sapete tutti cos'è? Ma per chiarezza, ripetiamo. È l'ultima lettera ricevuta da Jon Snow alla barriera. Apparentemente scritta da Ramsay Bolton, sua è la firma a fine lettera. Essa afferma che Stannis è morto in una battaglia durata 7 giorni, che le teste dei traditori sono appese alle mura di Winterfell, che Mance Rayder è stato scoperto e catturato e che i bruti alla barriera sono in pericolo. La lettera fa richieste strane e inquietanti. Chiede il figlio di Mance, la moglie e l'erede di Stannis, Val e Melisandre, in più la sua sposa Stark e un certo Rick, che nessuno sa effettivamente chi sia, se non pochissime persone al mondo. Questa paginetta di minacce riesce a scatenare il finimondo alla barriera, dal cambio di rotta della leadership di Jon alla rivolta che porta al famoso Only the Cold. Le domande su questo pezzo ormai non si contano più. Tra le più famose, chi è l'autore? È veramente Ramsay? E se fosse Euron Greyjoy? Ma Lady Dustin che sta facendo? Le informazioni forse però sono false, quindi questa lettera non ha senso. Lo ha solo Settio nella scritta con le 3 dita che gli sono rimaste. Vabbè, allora, sto esagerando, però ecco, il tono di moltissimi post su Reddit è questo, è questo No, qua. non è È un'esagerazione neanche un po'. questo. Capisce niente, raga. Allora, lo scopo di questo video è tentare, con i nostri metodi, di dare chiarezza sull'evento e parlare delle nostre opinioni formatesi negli anni. Come procederemo? Daremo un po' il contesto, la situazione di Jon Snow, Lord Comandante. Più che altro faremo il riassuntino del capitolo, Jon 13 e Dance with Dragons. Parleremo un po' della cronologia, cioè di dove si colloca nella difficile linea temporale di Eden Sui Dragons, e poi finalmente approfondiremo tutti, o quasi, i possibili autori della lettera. Da Mance a Stannis fino ad Asha Greyjoy, più o meno. Asha Greyjoy, ma che cacchio c'entra Asha Greyjoy? Vabbè. Senza dimenticarci di chi effettivamente la lettera l'ha scritta e firmata, cioè Ramsay. Infine, la discussione finale, come sempre. Allora, preparatevi, sarà un po' lunghino questo speciale, ma va bene così. Era lungo e doloroso, raga. Lungo e Mamma doloroso. mia. Soprattutto doloroso. Allora, Soprattutto lungo. Cioè, voi vedete già quanto è lungo, noi adesso ancora non lo sappiamo. Allora, Ve lo vorremmo dire. No, aspetta, però lo so, c'ho vorremmo saperlo 48 anche noi. pagine. 48 pagine, ma ancora non si sa quanto registreremo. Allora, Jon 13 e Dance with Dragons, che succede? Jon sta parlando con la regina Selyse, intende condurre gli uomini ad Ardhome per salvare i bruti. E in tutto questo ci sono anche i Guardiani della Notte intrappolati. Il capitolo prima, mi sembra, 2 capitoli prima, ha ricevuto la famosa lettera con Things Dead in the Water, eccetera. Però Selyse e Melisandre lo scoraggiano e vogliono lasciarli tutti al loro destino, dicendo Let them die. Tuttavia, Jon è intenzionato a condurre la missione di salvataggio. Mentre pianifica la missione con Tormund, Jon riceve la lettera da Ramsay. Ramsay afferma che Stannis è morto, bla bla bla, insomma, quello che sapete già. Questo cambia tutto e Jon decide di mandare il grosso dei Guardiani della Notte ad Ardhome con Tormund al comando. Quindi immaginatevi i Guardiani della Notte con al comando un bruto, mentre lui stesso andrà a Winterfell per rispondere con la violenza alla lettera minatoria. Jon sa che così facendo romperà il suo voto di interferire con la guerra dei 7 regni, quindi è pronto ad andare da solo. Chiede se qualcuno vuole accompagnarlo e ricevere un travolgente boato di sostegno nella maggior parte dei bruti, anche se non dai suoi confratelli. E qua Yarwick e Bone March lasciano la Shield Hall con i uomini. Allora, questo è anche un capitolo, succede sia in Jon che in Daenerys, in cui Martin sbatte la testa sulla tastiera per scrivere i nomi. In questo caso, nel caso di Jon, le cose sono
un pochettino più sistemate, perché questi nomi devono sembrare occidentali. Nel caso di Daenerys proprio non gliene frega niente. Quindi abbiamo Yarwick, Bone Marsh, eccetera. Insomma, John però non se la prende se questi qua se ne vanno via dalla Shield Hall, perché ha sempre abbastanza uomini per scendere a sud e nessuno dei Guardiani della Notte dovrà rompere i voti. Quando John sta andando a informare Selyse, sente il gigante Wun Wun ruggire e un uomo urlare. Quando arriva, Wun Wun sta sbattendo Sir Patrick contro il muro di una torre. John cerca di calmare le acque in qualche modo. Da questo punto, Wick with Whistle Stick, altro nome fantastico, gli taglia la gola con un pugnale, sfiorandolo appena. Mentre John sta ancora cercando di capire Bone Marsh e gli altri, iniziano a pugnalarlo da Giulio Cesare, quindi for the watch. E il quarto pugnale ovviamente non lo sente e John sviene, muore, quello che volete. Si chiude John 13. Quindi letteralmente lettera alla fine. Il grande mistero di Dance with Dragons. Oh mio Dio. Allora, tempistiche. Dove si colloca la lettera secondo la timeline più dettagliata? Quella che usiamo sempre. I capitoli sono organizzati così. Per chi avrà lo script, ci saranno proprio i capitoli grigi per Dance, blu chiari per Winds. Allora abbiamo The Sacrifice, che è Ascia 2, il 1 agosto del 300, dove Stannis e l'esercito sono al villaggio e si esamina l'albero diga sull'isoletta. Poi abbiamo A Ghost in Winterfell, Theon 6, dal 2 al 5 agosto del 300, quindi gli omicidi, le cripte e i giordini a cena. Poi abbiamo Theon 1, che corrisponderebbe a Theon 7, il 6 agosto del 300, Theon e Jaime scappano da Winterfell. Abbiamo di nuovo The Sacrifice, quindi The Sacrifice si allunga in un paio di giorni, che è Ascia 2 il 9 agosto del 300, quindi Tycon e Stoys da Stannis, e Ascia rivede Theon. Poi abbiamo Theon 1 The Winds of Winter, il 10 agosto del 300, che è Theon appeso alla torre. Jon 10, a Dance with Dragons, il 13 agosto del 300, quindi il matrimonio di Alice e Sigourney e il ritorno di Valle. Abbiamo Ascia 1, il famoso capitolo scritto nel monitor, il 13 agosto del 300, che è la battaglia del ghiaccio. Poi abbiamo John 11, 12 e 13, che sono rispettivamente 14, 17 e 20 agosto. Quindi gli ultimi tre di John sono effettivamente dopo la battaglia. Brynden B. Fish, nel famoso Master Post, che parla della lettera rosa su Reddit, si tratterà di questo posto più avanti, parla della cronologia citando una nota di Martin fatta su A Storm of Sword. Ovviamente ci ridà il timeline dei capitoli, quindi A Dance with Dragons, il sacrificio, Theon 1 e Ascia 1, The Winds of Winter, e poi John 13. Dice, non credo che il Martin si riferisca ai capitoli non nordici in questo contesto, perché non vedo alcuna connessione tra il capitolo di Theon in Winds e i capitoli di Cersei, Barre, Stannaria, Tyrion o Gwentin in Dance. L'unico altro capitolo del nord dopo che Theon viene scaricato dal campamento di Stannis è John 13, ed è molto probabilmente quello a cui Martin si riferisce. Inoltre tenete a mente che Martin ha detto queste cose nel 2011, esattamente 11 anni fa, quando Dance with Dragons era fresco. E lo show era a 4 anni di distanza dal ritrarre la morte di Jon Snow. Credo che l'ambiguità di Martin su ciò a cui si sta riferendo è qua in linea col suo desiderio di non rovinare l'importante nota di chiusura di A Dance with Dragons. Questa non è una situazione senza precedenti nella narrazione, dato che Martin ha parlato di eventi che danno il via ad A Storm of Sword che si verificano prima della battaglia delle Acque Nere. Dice, nel caso del volume che ho in mano, il lettore dovrebbe rendersi conto che i capitoli di apertura di Storm non seguono i capitoli di chiusura di Clash, tanto quando si sovrappongono ad essi. Quindi apro con uno sguardo su alcune cose che accadono e che stavano accadendo al Pugno dei Primi Uomini, a Rivern, ad Arnal sul Tridente, mentre la battaglia delle Acque Nere veniva combattuta da Frodo del Re e durante le sue conseguenze. Quindi non siamo nuovi a questo tipo di cronologia sovrapposta. Allora, riassuntino di quello che sono i candidati è l'inizio di questo famoso Master Post. Tutti. Tutti quanti. Allora, Brynden B. Fish, che ha cancellato il suo account Reddit per motivi X, si è preso una pausa dal fandom e ha fatto benissimo. Vi lascio il link in descrizione, ha fatto questo post. Dice, non lo riporto tutto ora in questo episodio perché sarebbe un delirio, ma facciamo un riassunto di quello che poi diremo più dettagliatamente per ogni candidato. Del post deduco solo la lettera, che ancora non abbiamo letto in tutto questo, le ragioni dei candidati principali e alcuni commenti degni di nota, forse, non lo sappiamo. Cioè, ne ha preso uno, massimo due. Allora, che cosa dice la lettera? Dice, bastardo, il tuo falso re è morto, bastardo. E siamo a due.
Lui e il suo esercito sono stati sconfitti in 7 giorni di battaglia. Ho la sua spada magica, Dill la sua puttana rossa. Gli amici del tuo falso re sono morti, le loro teste sono appese alle mura di Grande Inverno. Vieni a vederle, bastardo. Il tuo falso re ha mentito, esattamente come te. Avevi detto al mondo di aver bruciato il re oltre la barriera. Invece l'hai mandato a Grande Inverno per rubarmi la moglie. Avrò indietro la mia sposa. Se rivuoi Mance Raider, vieni a prenderlo. L'ho rinchiuso in una gabbia così che tutto il nord possa vederlo a prova delle tue bugie. La gabbia è fredda, ma io ho fatto un mantello caldo di pelli delle 6 puttane che sono venute a Grande Inverno con lui. Rivoglio la mia sposa, voglio la regina del falso re, voglio sua figlia, la sua strega rossa, voglio quella questa principessa bruta, voglio il suo piccolo principe, il bambino bruto. E rivoglio il mio Rick, ridammeli bastardo e non darò più problemi né a te né ai tuoi corvinori. Tieniteli e ti strepperò il cuore da bastardo e lo mangerò. Ramsay Bolton, il vero lord di Grande Inverno, the true born lord of Winterfell. Allora, background delle informazioni fatte dalla lettera rossa, dice: Stannis Baratheon è partito dal Castello Nero e ha iniziato una campagna militare fino a poco tempo fa vincente per liberare il nord e portarlo sotto il suo dominio e la sua causa. Tuttavia, quando Stannis ha marciato verso sud-est da Deepmoat, a Grande Inverno è scoppiata una tormenta di neve e Stannis ha fermato la sua marcia in un luogo noto come Crofter's Village. Stannis Baratheon viene visto per l'ultima volta nel capitolo inedito di Theon in Winds mentre si prepara per la battaglia, a 3 giorni di viaggio a ovest Grande Inverno. Nel frattempo Jon Snow ha inviato Mance Rayder e 6 Spearwives a sud per salvare Arya Stark, che è in realtà Jean Paul. Dal punto di vista del POV, Mance e le Spearwives si vedono per l'ultima volta in Dance with Dragons nel capitolo 51 di Theon. Nel capitolo Mance suona nella sala principale di Grande Inverno. Le Spearwives tendono di salvare Jane e riescono a portarla sia lei che Theon ai parapetti di Grande Inverno, ma non si uniscono a Theon e Jane quando saltano dalle mura. Nell'ultimo capitolo di A Dance with Dragons, Jon riceve la lettera rosa, presumibilmente da Ramsay Bolton. Legge la lettera ad alta voce allo Shield e prende nota la sua intenzione di prendere un esercito composto principalmente da bruti e marciare su Grande Inverno. Tuttavia, muore. Rip. Quando George Martin ha pubblicato il capitolo di Theon in Winds nel dicembre del 2011 ha fatto una dichiarazione curiosa. Dice: la cronologia come al solito è complicata. Questo capitolo si troverà alla fine, all'inizio di Winds, ma come sarete in grado di capire il contesto, in realtà si svolge prima di alcuni capitoli di Dance. Questo significa quasi certamente che il capitolo di Theon avviene cronologicamente prima. Affermazioni fatte dalla lettera. Dice: Stannis è morto e Lightbringer è stata presa da Ramsay. L'esercito di Stannis è stato distrutto in 7 giorni di battaglia. Le Spearwives sono state scoiate e decapitate, Mance Rayder è vivo, ingabbiato indosso un mantello fatto di pelli delle Spearwives. Theon e Jane non sono stati ricatturati da Ramsay. In cambio della pace, Ramsay chiede Selys, Shireen, Melisandre e una serie di altre cose. Allora, chi ha scritto la lettera rosa? Nel posto sono indicati 5 candidati, che sono Ramsay, Mance, Stannis, Ash e Melisandre. Noi toglieremo Melisandre e aggiungeremo Wyman Manderly. Allora, Ramsay Bolton, motivazioni. Abbastanza ovvie. Se è l'autore della lettera, le sue motivazioni sono in parte sadiche e lunatiche, in parte superpersonali, in parte logiche. Vuole palesemente vantarsi della sua vittoria, ovviamente vittoria di Pirro contro Stannis. In più vuole sbattere in faccia a Jon come abbia scoperto dei suoi piani con Mance e delle 6 Spearwives. Vuole Rick e Jane perché gli sono stati tolti i suoi giocattolini dalle mani. Nonostante ciò, la parte pratica sta nel potenziale scoperta dell'identità di Jane come falsaria, delegittimando la pretesa Bolton su Winterfell. Mance Rayder ha scritto la lettera per punzecchiare Jon e A. farlo scendere a Winterfell, B. farlo uccidere per aver tradito il popolo libero, questo è B, C. Per riavere il suo esercito di bruti tramite Jon e potrà essere di nuovo re. Asha Greyjoy, motivazioni. Potrebbe voler richiamare l'attenzione dei guardiani dei bruti in modo da poter avere qualche speranza per una battaglia che sembra quasi persa in partenza. Stannis Baratheon, motivazioni, lui è nei guai e al villaggio sta morendo di freddo e fame e ha con sé soltanto 4.500 uomini. Gli servono rinforzi per vincere. In più, se Jon tradisce i suoi voti, avrebbe dalla sua parte un erede da mettere a Winterfell. Melisandre, tenetevi forti ragazzi, queste sono fantastiche. Sa che Jon Snow è a Azor Ahai, ma per provarlo serve che Jon venga ucciso e resuscitato. Wow! Cosa stiamo a parlare? Cioè, abbiamo già la risposta, basta. Ragazzi, basta, chiudiamo qua, abbiamo finito. Buonasera! Buonasera a tutti. È durato poco alla fine. È durato pochissimo. Breve ma intenso. Breve ma intenso. Allora,
Vi leggo solo uno tra i pochi commenti e poi passiamo direttamente agli altri candidati. Allora, includendo solo TFP, dice, scusate, uno tra i commenti più votati è quello di Glass Table Girl, una delle due co-host di Girls Gone Canon, Eliana, che analizza il linguaggio delle lettere usato e ci dice: trovo straordinario il linguaggio usato nelle lettere rosa. Includendo saluti e firma, la maggior parte delle 203 parole che compongono la lettera sono monosillabiche. Circa l'89% ha solo una sillaba. Se letta in inglese ad alta voce, il linguaggio suona laconico, semplice ed essenziale. Un'analisi più approfondita delle 23 parole non monosillabiche. 9 di queste sono titoli e nomi, quindi Winterfell, Raider, Bolton. 5 sono bastardo, 2 sono bruti, wildlings, e le 7 restanti sono Seven, Battle, Magic, Instead, Daughter, and Little and Trouble. Anche la costruzione della frase è notevole. Con l'eccezione della seconda frase, quasi tutto è in voce attiva. Solo una frase ha più di 20 sillabe. Più della metà delle frasi, 13 su 21, hanno una costruzione di frase semplice, ignorando ovviamente i vari bastardi. Ciò significa che queste non hanno subordinate. Tre delle frasi sono imperative, cioè danno dei comandi, una frase non lo è affatto, è un frammento. Il test di leggibilità Flash Kincaid, che in pratica valuta quanto sia facile o difficile leggere un passaggio in base al livello di istruzione degli Stati Uniti, lo colloca all'1.6, è una scala su 10, quindi dallo 0 al 10, tradotto, insomma, le può leggere un bambino di prima elementare. Ora, questi sono indizi davvero interessanti per un'analisi linguistica nel mondo reale e possono dirvi molto sullo scrittore e sul pubblico. La fregatura è che A Song of Ice and Fire è un costrutto fittizio, dice, ma come scrittore Martin dovrebbe essere consapevole del linguaggio che sta usando. E lo vediamo spesso con i suoi giochi di parole, specialmente nelle profezie. Quindi questo potrebbe essere un indizio sull'effettivo autore della lettera? Ramsey probabilmente non ha mai avuto un'educazione formale, il che potrebbe anche limitare il suo vocabolario. Se ha scritto questa lettera, probabilmente l'ha dettata a un maestro o a qualcun altro. Quanto facilmente possa essere dette tutte queste parole e frasi, dice lei. Quanto facilmente? Direi molto, molto facilmente. È naturale. Potrebbe essere anche qualcun altro che ha scritto la lettera e che abbia queste supposizioni su Ramsey e che stia cercando di emulare la loro idea del suo stile di scrittura del parlato. Basta pensare che la lettera stessa ha informazioni utili sul suo scrittore oltre al solo contenuto. Quindi forse il linguaggio stesso semina il sospetto che tanti lettori hanno sulla paternità della lettera inconsciamente. Detto questo, lascio la parola e il primo candidato è Mans. Allora, il problema è che da Mans cominciamo proprio su queste cose qui, cioè sul sospetto che in verità la lettera imiti lo stile di Ramsay Bolton senza essere Ramsay Bolton. Allora, perché Mans è stato indicato come la soluzione e perché avrebbe dovuto scrivere la lettera? Perché il problema sta tutto lì. Allora, mi sono rapportato nelle ultime due settimane alle ipotesi di Ramans ed è abbastanza complicato perché le ipotesi sono diverse tra di loro e partono da presupposti diversi tra di loro. Allora, se cercate su internet ci sono la qualunque come ipotesi e come motivi. Quello che possiamo dire in via affermativa è che Mans è uno dei pochi personaggi che ha effettivamente tutte le informazioni necessarie per scrivere una lettera del genere. Le ipotesi che collegano Mans alla lettera fanno tutte riferimento ad un postulato di base, ovvero la lettera è stata scritta dopo The Battle of Ice, quindi la cronologia in qualche maniera va allargata a quella precedente. Che Stannis si è creata una situazione in cui Stannis ha vinto, ma non è riuscito ancora a prendere il castello. Perché, ricordiamolo, vincere la Battle of Ice non significa prendere Grande Inferno. Winterfell ha 3 cinte murali, non è un castello che si prende facilmente, in cui tra l'altro dovrebbero esserci i Bolton asserragliati. Questa teoria, ovviamente, la posizione di Mans è sconosciuta, cioè non sappiamo se è ancora all'interno di Grande Inverno o è all'esterno. La lettera, per una serie di ragioni che spiegheremo, dà per scontato tra l'altro che Theon non sia con Mans e che se Theon è con Stannis, Mans non è con Stannis, quindi. E questa è una cosa che possiamo dare per certo, se dovesse essere lo scrittore Mans, ovviamente. Ma non sappiamo se Mans si trovi ancora all'interno del castello di Winterfell con i Bolton o se è riuscito a scappare effettivamente e sia in viaggio verso l'accampamento di Stannis mentre scrive questa lettera. Allora, le ipotesi comunque sono due. Principali sono il perché Mans Raider avrebbe scritto questa lettera. La lettera rosa è un messaggio in codice per Jon. Nessuno deve capirla se non Jon. Follia. La lettera è un modo per far scendere a sud Jon.
Queste due ipotesi hanno in comune l'idea che il contenuto della lettera sia interamente falso. Piccolo recap su Man's Raider per capire perché dovrebbe fare questa lettera e in che situazione si trova. Allora, Man's è il re oltre la barriera, ha attaccato i guardiani della notte dopo aver portato il popolo libero verso sud per sfuggire agli estranei. Durante la battaglia tra guardiani della notte e popolo libero è arrivato Stannis e ha fatto in modo che il re fosse preso in catene. C'è tutta la scena, prima c'è una prima battaglia, poi c'è la scena in cui Jon deve andare oltre, deve provare a uccidere Man's Raider, c'è tutta quella parte lì. Durante, tra l'altro, questi eventi, la moglie di Mans, Dalla, ha dato alla luce un bambino ed è morta. Il bambino, da quel momento, è stato affidato alla cura della zia, Val, sorella di Dalla. Inoltre, dopo la battaglia, ai bruti che si sono arresi, a Stannis è stato concesso di stabilirsi oltre la barriera. Una parte di questi sono stati sistemati da Jon nei fortini vuoti lungo la barriera e questa cosa ha creato molta amarezza nei guardiani della notte. Poi, in questo contesto, Stannis ha deciso di bruciare Man's Raider come falso re, lasciare una parte della corte alla barriera, Melisandre, Selyse e Shireen, e marciare verso sud. Privare e prendere una serie di castelli, prima di andare verso Grande Inverno, prendere una serie di castelli, avere la fedeltà del nord e poi marciare su Winterfell tenuto dai Bolton. Appena partito Stannis, arrivano notizie che Arya Stark sta per sposare Ramsay Bolton a Winterfell e Jon viene a sapere che quello che sta, da tramite Melisandre, che quello che è stato bruciato in verità è Rattleshit, il Lord delle Ossa, sotto le sembianze di Mance Raider, mentre Mance è ancora vivo sotto le sembianze di Rattleshit. Melisandre infatti ha praticato un incantesimo di Glamour. Offre a Jon quindi di inviare Melisandre stessa, Mance sotto copertura di un bardo, Abel, che tra l'altro è anagramma di Bael, e poi vedremo anche questa cosa, e più sei mogli di Lancia a Winterfell a salvare la ragazza che si crede Stark, anche se noi sappiamo che è Jon. Al Castello Nero, Mance lascia il suo neonato alle cure di Val, la zia, o almeno così credono tutti, ma Jon ha scambiato il bambino di Dalla con quello di Gilly perché temeva che il sangue di Rey facesse gola a Stannis e soprattutto a Melisandre, e lo ha fatto andare a sud come maestro Daemon, Sam, Gilly e Bella Compagnia cantando, mentre quello che con Val è il bambino di Gilly. Ovviamente in tutta questa cosa Mance non sa niente e crede che Jon e Melisandre abbiano in mano suo figlio. Questo giustificherebbe anche perché lui si è reso disponibile ad andare a sud con le mogli di Lancia per salvare Stark, un parente per un parente. Mi rendo conto che è complicata la storia di Mance Raider e non ha molto senso, onestamente, però tanto è. Comunque, Mance resta, dopo Jon, la persona più informata su quello che sta succedendo tra il Castello Nero e Winterfell. Questo comporta che sia il più indiziato per alcuni per la scrittura della lettera rosa. Vediamo ora la prima ipotesi, ovvero che la lettera rosa possa essere un codice. Allora, la prima ipotesi, il primo postulato che fa questa ipotesi è che il testo ha la struttura di una canzone o di una poesia. Cioè, Chiara si sofferma sulla struttura sillabica, sul fatto che è molto semplice il testo. Sì, ma il testo è anche in sette versi, di cinque righe, tutti con sette sillabe fonetiche, tranne la quinta riga che ha solo cinque sillabe fonetiche. Tra l'altro, il sesto verso sembra funzionare proprio come il coro di una canzone, in verità. Tra l'altro, una canzone popolare. Secondo punto, Mance non è un villain, secondo questa teoria, che cerca vendetta. Anzi, in verità si presuppone che Mance abbia un'ottima consapevolezza di Jon e del suo lavoro. Ha fatto passare i bruti a sud alla fine, del modo in cui ha protetto il popolo dei bruti facendolo passare oltre la barriera e del modo in cui sta proteggendo il figlio di Mance. Terza, l'idea di interpretazione codicologica è che la parola bastardo riportata in esterno alla lettera non sia il destinatario, ma sia la chiave di interpretazione del testo, per cui la parola importante del testo diventa quella prima o dopo la parola bastardo all'interno del verso. Ok, è una follia, lo so, eh. Però cerchiamo di capirci. No, perché vi giuro che dopo un po' di tempo e un paio di bicchieri inizia a suonare tutto molto più chiaro. Allora, Sì. si nota tra l'altro una certa ricorsività anche delle parole re e black, alla fine dei versi con dei punti, e back, alla fine dei versi con dei punti, indicando i luoghi simbolici del testo in evidenza. La rima anche deve essere importante per la comprensione del testo, non devono essere considerate righe con meno di sette sillabe fonetiche, non hanno interessi, non hanno significato le cose che sono scritte all'interno, secondo questa teoria.
Inoltre, il significato della frase cambia se si legge la riga separatamente alle parole precedenti. Allora, ora io ho riportato nello script tutto il testo e in cui sono sottolineate le parole che avrebbero rilievo. Ora vi dico semplicemente quali sarebbero: False King, Red War, Winterfell, King Beyond the Wall, Winterfell di nuovo, Man's Raider, North, My Bride Queen, Daughter, Red Witch, Wilding Princess, Little Prince, Rick. I will not trouble of you, your black crow, keep them from Ramsay Bolton, Winterfell. L'idea è tra l'altro che il nome di Ramsay Bolton debba, alla fine debba essere cambiato con il nome di Mance Rayder, proprio al centro della lettera. E la frase vieni a prenderlo, l'ho in una gabbia perché tutto il nord possa vederlo, allude in verità al bastardo dei Bolton. Cioè, l'ipotesi dice che in verità, quello che si sta comunicando è Mance sta cercando di parlare alla sua famiglia, di comunicare che sta bene, che la Red Witch deve far sapere alla Red Witch, a Melisandre, che le cose non andranno bene, che l'incantesimo regge, che Rick è in salvo, per questo è sottolineato, e che in verità Ramsay Bolton ne ha appeso una gabbia all'esterno delle mura di Winterfell. Ora, la struttura potrebbe essere anche tra l'altro diversa da quella che ho pensato qui, e il codice è diverso, cioè nel senso, che cosa sto cercando di dire? Che a seconda del blog dove andate, vedete che la chiave codicologica cambia, anche se questa che ho trovato era quella che mi sembrava più sensata. Il motivo per cui Mance avrebbe mandato questo messaggio quale sarebbe, quindi? La teoria è che Stannis e il Nordmen abbiano effettivamente vinto la battaglia del ghiaccio e che i Frey siano stati eliminati insieme alle forze Bolton. Jon deve essere portato a Grande Inverno come vero erede del regno e avvisato della presenza di traditori che cospirano contro la sua vita alla barriera. Quindi la lettera in codice sarebbe un modo per fare in modo che il messaggio arrivi direttamente nelle mani di Jon e che Jon e Tormund riescano poi a decifrare il messaggio. In quanto questa teoria prevede che Mance sia venuto a sapere della cospirazione alla barriera, che quindi in verità il piano dei Guardiani della Notte sia stato preparato e Mance l'abbia saputo e che ci sia una cospirazione quindi contro Jon che si organizzava da molto e stia cercando di salvarlo facendolo scendere al sud. Solo che il problema è provare a far andare Jon a sud senza dirgli apertamente fuggi dalla barriera e fargli violare apertamente i suoi voti, ma dargli una ragione per scendere. Quindi in verità questa teoria presuppone che Winterfell anche è stato preso e che i Bolton sono stati in verità definitivamente sconfitti. Sarebbe anche tra l'altro in accordo tra Mance e Stannis per fare in modo che Jon si faccia riconoscere Lord di Grande Inverno, scendendo al sud. Poi c'è tutta una parte folle che vi riassumo così molto semplicemente. La lettera è in codice ed è senza sigillo Bolton perché è già stata aperta da Tlidas, l'attendente di Maestro Aemon, che porta la lettera a Jon e per alcuni, vi prego, non picchiatemi, per alcune caratteristiche somatiche sarebbe un bastardo Bolton. E quindi Mance, sapendo questa cosa da Barbary Dustin, che è imparentata con i Bolton, avrebbe mandato una lettera in codice in modo che Clidas, leggendola, pur essendo un bastardo Bolton, non avrebbe potuto capirne il senso, non avrebbe pensato davvero che una lettera di Ramsay e quindi non l'avrebbe ostacolato o riscritta. Inoltre, il contenuto della lettera sembra motivatamente, dovrebbe essere motivatamente provocatorio per fare in modo che i bruti marcino con Jon pensando che il loro re è in gabbia e che le mogli di Lancia sono state scoiate. E forse questa parte è effettivamente quella più sensata, cioè Mance avrebbe scritto la lettera e perché, in maniera provocatoria, perché i bruti marcino verso sud con Jon per salvare il loro re. Seconda interpretazione in codice della lettera. Questa è un po' più complessa, l'ho tradotta tutta quanta, però non me la leggo in originale perché è veramente impazzivo. Allora, qui c'è, ora vi dico, il rigo della lettera, il verso anzi della lettera perché la lettera è in versi, e c'è quello che potrebbe significare secondo questa seconda interpretazione codicologica in cui dicevo cambia la chiave. Qui la parola bastardo non serve a niente. Mance Rayder ha scritto questa lettera in codice per dire a Jon di scendere e Jon e Tormund hanno cercato di decifrarla. Allora, il tuo falso re è morto, bastardo. Io, Mance Rayder, sono vivo. E il falso re sarebbe Mance Rayder. A tutti coloro che ascoltano questo, bisogna essere consapevoli che il re è stato ucciso a Castello Nero, era un falso re.
Lui e tutto il suo esercito furono distrutti in 7 giorni di battaglia. Il mio equipaggio di 7 persone ha perso la copertura ed è stato disperso. Ho la sua spada magica, dillo alla sua puttana rossa. Ho ancora la magia rosso, la mia arma, il rubino. Bisogna assicurarsi che Melisandre lo sappia. Gli amici del tuo falso re sono morti. Le loro teste sono sulle mura di Grande Inverno. Vieni a vederli, bastardo. Ci sono dei pupazzi di neve sulle pareti di Grande Inverno che indicano le forze amiche all'interno, cioè nel senso i pupazzi, effettivamente c'è quella per cui i pupazzi di neve dovrebbero indicare la presenza di truppe all'interno de del castello, quindi sono sulle mura. Il tuo falso re ha mentito, e anche tu, hai detto al mondo che hai bruciato il re oltre la barriera, invece l'hai mandato a Grande Inverno per portarmi via la moglie. C'è tutta la storia di Bael che torna, che è andato a Grande Inverno per rubare la sposa, ecco, è il modo di identificarsi, e questo sarebbe effettivamente il collegamento forte con Mance. Riavrò indietro la mia sposa. Ho avuto successo. Arya sta andando in salvo. Arya sta andando verso l'accampamento di Stannis. Se vuoi Mance Rayder, vieni a prenderlo. Questa è una cosa strana che onestamente non quadra. Cioè, qua Mance direbbe sono in trappola. Quindi in verità lui potrebbe scrivere una lettera tranquillamente, però sarebbe effettivamente in gabbia e sarebbe effettivamente in trappola e non riuscirebbe a uscire. Che è anche coerente con quello che abbiamo visto nell'ultimo capitolo di Tion, in cui l'abbiamo visto, però non si capisce come lui ha fatto da questa posizione a scrivere questa lettera. Quindi Mi rendo questa è conto che l'unica sto. cosa che non quadra. Lasciamo stare, guarda. Meglio deve ancora venire. No, la parte folle era quella su Barba e Nastin, comunque. Allora, lo rinchiuso in una gabbia per farlo vedere a tutto il nord, a prova delle tue bugie. Allora, le gabbie dei prigionieri sono chiamate gabbie di corvo. Sono così perché attirano i corvi. Quindi questo significherebbe portare gli uomini della guardia, i Nightwolf, portare tutti i Nordmen che potete, cioè tutti quelli che sono attratti alle gabbie di corvo. La gabbia è fredda, ma gli ho fatto un mantello caldo delle pelli delle 6 puttane che sono venute con lui a Grande Inverno. Mi sono infiltrato a Grande Inverno fingendo che le donne fossero le mogli di Arya, fossero le puttane. Grande Inverno è freddo, ma noi siamo al caldo, cioè sono coperto ancora da loro. Rivoglio la mia sposa, voglio la leggenda del falso re, voglio sua figlia e la sua strega rossa, voglio questa principessa bruta, voglio il suo piccolo principe, il Bruto. Vi prego di portare la mia famiglia con voi e Melisandre, Val e Shireen. Io qua, veramente, non credo che sarà possibile tornare al Castello Nero quest'inverno. Non si capisce perché qualcuno dovrebbe chiedere di avere la sua famiglia in mezzo a una tormenta durante un assedio. Però, bene, se boh. E voglio il mio Rick. Theon Greyjoy ci ha aiutato. Portatelo se riuscite a trovarlo. Allora, questa cosa che Theon Greyjoy in verità, cioè, in cui voglio, significherebbe fino all'arrivo precedente, portateli con voi. E il rigo successivo, voglio, significa Theon ci ha aiutato. Cioè, questa cosa è semplicemente una cosa che puoi capire se sei un lettore. Se no, non ha nessun senso per cui il voglio, want, dovrebbe capire il significato da un verso all'altro della lettera. Mandali da me, bastardo, e non darò fastidio a te o ai tuoi corvi neri. Se ce la fai, io e te staremo a posto. Cioè, nel senso, i conti saranno in pari. Io ho salvato te, tu hai salvato me. Mi assicurerò che i bruti non causino problemi ai guardiani. E questa, effettivamente, è forse la parte che potrebbe avere più senso. Tieni lontani da me e taglierò il tuo cuore di bastardo e lo mangerò. Non mandare tutto a gambe all'aria. Cioè, qua c'era proprio un fuck off in verità, però io ho tradotto così. Ora, queste sono le ipotesi codologiche a cui io non do molto credito, come avrete capito. Cioè, nel senso, è proprio difficile pensare che chi le abbia formulate non abbia fatto uso di stupefacenti. Ora, c'è un'ipotesi sensata. Cioè, ci sono vari. Andiamo quindi a questa seconda ipotesi non codicologica. Cioè, la lettera sarebbe stata scritta a Mance, ma effettivamente Mance avrebbe voluto dire quello che ha detto. Allora, sono vari motivi per cui Mance sembra essere colui che ha scritto il testo di questa lettera. Primo, la versificazione di cui si diceva prima è pienamente compatibile con la figura di Mance che fa da bardo. Inoltre, alcune prove dell'interpretazione del testo. Come non di Ramsay sono, nessun sigillo, solo la macchia di cera lacca, nessuna pelle, nessuna prova che sia scritta nel sangue. Sappiamo che i Bolton tendono a mettere un pezzettino di pelle nelle loro minacce.
Le minacce in lettera non corrispondono al modus operandi di Bolton, ad esempio, tese sugli spalti infilzati o gambe appese. Solo la pelle sembra veramente un riferimento vero e sensato. Il linguaggio usato nella lettera non è coerente con nessuno, suggerendo che chiunque l'abbia scritta stava intenzionalmente cercando di sembrare come Ramsey. E questo si collega anche alla questione che diceva Chiara, quando si appella al fatto che il livello della lettera è bassissimo, cioè prima elementare. È perché evidentemente c'è qualcuno che si è irrigidito nelle forme per sembrare qualcun altro. Secondo questa ipotesi, Joe sta scendendo come esercito dopo la lettera. È difficile vedere questa cosa come un risultato positivo per Ramsey se ne fosse l'autore. Ok. L'intera lettera è eloquentemente parallela all'incendio di Mance da parte di Stannis. Cioè, Stannis, Ramsey non ha motivo di sapere tutto questo e di scrivere una lettera che lo rispecchia. Cioè, ora la spieghiamo questa cosa perché è complicata. Quando si fa riferimento a False King, in verità False King sono le stesse formule che utilizza Stannis durante l'incendio di Mance Raider al Castello Nero. Per cui questo potrebbe essere un riferimento che può fare solamente Mance. Allora, analizziamo il testo per capire cosa ci dice e perché il lessico sembra usato da Mance. Allora, ci sono delle parole che sembrano effettivamente, secondo questa ipotesi, essere delle spie. Allora, False King non è usato spesso nei libri. Ogni volta che è utilizzato il sintagma lo è o da Stannis o da Melisandre. È il termine che usa Melisandre quando brucia Mance di nuovo e quando parla con Jon Snow e Mance prima che parta per la missione di salvataggio della Feccaria. L'intera lettera allude a quanto Stannis a quando Stannis ha bruciato Mance. Mance quindi sta ora girando la storia, mantenendo sul piatto tutti gli elementi della sua pira, meno il corno, che può essere tra l'altro significativo, e Stannis ha detto a tutti che Mance è morto, che il falso re è morto. Ora Mance sta dicendo a tutti che Stannis è morto, usando la stessa accusa di falso re. Quindi in verità starebbe prendendo in giro, starebbe facendo un gioco di parole. La parola bastard è tipica del modo in cui Mance chiama Jon, non solo la sua, vabbè, però questa è una cosa che la teoria non prevede. Ma Mance riconosce l'origine comune tra lui e Jon e la usa spesso in riferimento a Jon e le sue origini. Inoltre c'è il passaggio in cui Mance dice, quando viene mandata a Winterfell, I will arrange for you bastard, ask your Red Witch bastard. Quindi utilizzerebbe sia il termine bastard sia Red Witch di nuovo, che è esattamente quello che avviene nella lettera. Cioè sarebbe lo stesso lessico riproposto. Black Crow è un termine tipico dei bruti, cioè i guardiani della notte sono chiamati corvi. Inoltre, spesso utilizzato nel parlato da Mance, per cui è tipico effettivamente del suo registro. Storia più complicata è il termine invece war, che ha una storia particolare nei testi, nel senso che si usa molto, ma né Mance né Ramsay lo usano spesso, anzi, non lo usano quasi mai. Ramsay lo usa qualche volta, Mance mai. Chi lo usa spessissimo è invece Theon, anche in riferimento alle mogli di Lancia di Mance, in una scena di cui prima o poi parleremo, su cui io impazzirò. Per cui l'ipotesi per questo termine è che Mance stia effettivamente cercando di imitare, cioè se fosse Mance l'autore, starebbe cercando effettivamente di imitare il linguaggio di Ramsay, ma non avendolo mai visto da vicino davvero, se non appunto in situazioni semiufficiali come la Sala Grande, il Grande Inverno, eccetera, cioè associa la parlata di Ramsay a quello che gli ha detto Theon su di lui e lo filtra attraverso la lingua di Theon. Quindi in verità lui starebbe prendendo il linguaggio di Theon pensando che sia quello di Ramsay. Ovviamente questa seconda ipotesi di scrittura da parte di Mance della lettera dà per scontato che ci sia una situazione che già poneva in anticipo, cioè questa seconda ipotesi per cui la lettera sarebbe scritta effettivamente volendo dire le cose che dice in tono provocatorio. Stannis ha vinto la battaglia del ghiaccio, Theon è con Stannis e anche Mance è con loro. Però Winterfell è ancora da prendere con i Bolton asserragliati e la lettera sarebbe una provocatoria richiesta di rinforzi formulata ad arte per far scendere Jon sapendo che le persone a lui care, la sorella o quella che lui crede tale, è dispersa e i bruti, e a sua volta i bruti seguirebbero Jon sapendo che loro erano in pericolo e avrebbero accompagnato quindi Jon a sud, da quanto ne sa Mance, e tra l'altro da quanto ne sa Mance alla Barriera ci sono i giganti, che possono fungere da macchine d'assedio per facilitare la presa delle mura di Winterfell. Allora, cosa c'è di buono di queste teorie?
Allora, tendenzialmente delle interpretazioni codicologiche, lo dico chiaramente, niente. Cioè, non si, là non si salva niente. Secondo me sono anche abbastanza folli nel modo in cui sono formulate. Questa ipotesi qui ha delle sue prove. Cioè, nel senso, il fatto che non ci sia il sigillo Bolton, il fatto che effettivamente il termine Black Crow sia un termine cosa mens, il termine False King che torna e non è tipico del linguaggio di Ramsey, da quello che sappiamo, effettivamente torna. La parola war legata a Tion, secondo me, è più a favore di un'interpretazione come autore Tion piuttosto Esatto. che Ramsey stesso, per cui secondo me è un po' forzosa. Quello che però resta è che effettivamente Mance Rayder avrebbe potuto pensare di scrivere questa lettera non per incoronare Jon, come vogliono le ipotesi codicologiche, perché aveva scoperto la congiura, la barriera, eccetera, ma semplicemente perché in un contesto, in questo contesto, servono le macchine a assedio, servono i giganti. Mance Rayder sa che a nord, alla barriera ci sono i giganti. Scrive questa lettera provocatoria per far scendere Jon con i giganti, sapendo che i bruti sarebbero corsi a salvare il proprio re. Tutto qui. Cioè, in realtà, questa è l'unica cosa che si può salvare di questa ipotesi, molto semplicemente. Anche se, secondo me, molto onestà, non sono ipotesi autosufficienti. Non tengono su una teoria, sono molto concettuose, onestamente. Si fa molto casino anche nei commenti su Reddit, ma anche su WordPress. Ho letto tantissime cose, molte di queste sono in contrasto tra di loro e secondo me molte non sono ipotesi a favore dell'interpretazione di Mance Rayder. Cioè, è più facile dire Mance Rayder l'ha scritta perché vuole che Jon scenda, lui e Costannis, bisogna prendere Winterfell e serve un altro esercito. Non si può dire esplicitamente ci serve un esercito perché sennò Jon romperebbe i voti, non romperebbe i voti, non scenderebbe, eccetera. Dire invece che la situazione sta andando molto male è un modo per fargli rompere i voti, per fargli rompere i voti e per farlo scendere a sud facendola sentire effettivamente come un'esigenza maggiore di quella che sarà con i guardiani della notte in questo momento. E questo secondo me già basterebbe, cioè senza dire. Ah no, non guardiamo la parola bastard nella quinta linea, l'ennegasillabo senario al sesto Vabbè, verso che è lasciamo distico stare. fallacio. Parleremo poi anche del fatto che comunque la scusa di far scendere John non regge, perché John scenderebbe dopo un mese e mezzo, con una tempesta di neve in atto, d'inverno, senza No, cavalli. tra l'altro. Vabbè, Vabbè. non ha senso. Va bene così, andiamo avanti. Allora, mi occuperò adesso di trattare le famose, purtroppo, teorie di Cantuse riguardo alla lettera rosa. Partiamo da questo presupposto. Lui ha cambiato idea almeno una volta. Quindi, già io qua vi espongo prima la teoria originaria che lui ha scritto nel 2014, poi lui l'ha accantonata in favore di un'altra completamente diversa che ha fatto l'anno successivo. Adesso io non so quale sia oggi la sua opinione, perché continua a rivisitarle e a chiedersi se quello che ha scritto abbia un barlume di senso oppure no. Quindi, vabbè. In ogni caso, la prima che adesso vediamo è tendenzialmente una variazione di quello che di cui ha già trattato Domenico, perché è sempre una teoria per cui l'autore è Mance, però diciamo con dei presupposti un po' particolari. La seconda invece è una teoria per cui l'autore sarebbe Theon Greyjoy. Allora, partiamo dalla prima. Poi, per chi ha lo script, qua ci sono tutti i riferimenti alle sue esse, eccetera, per cui potete andare a divertirvi a leggerle, sono lunghissime. Allora, innanzitutto scarta Ramsay come possibile autore della lettera rosa per le stesse motivazioni a cui già accennava Domenico, cioè questa lettera è chiusa solamente con a smear of harping wax, cioè una macchia di cera lacca rosa, anziché un ben fatto bottoncino come lo erano le precedenti lettere di Ramsay, quelle che arrivano nei capitoli The Wayward Bride e in Jon 6 A Dance with Dragons. Poi, tra l'altro, uno dei marchi di Ramsay è appunto mandare lettere scritte col sangue con allegati brandelli di pelle, ma qua non ce n'è traccia, nonostante dica di aver scoiato le mogli di Lancia, quindi
poteva avere lì un bel brandello a disposizione, invece non ne fa niente. Poi montare le teste sulle picche appare incoerente con lo stile Bolton, con lo stile Bolton che è più appunto scorticare o al massimo impiccare. E poi cioè, c'è la questione del perché mai Ramsay dovrebbe pensare che Theon e Fake Arya siano con Jon e non con Stannis, cioè al massimo potrebbe pensare che Stannis abbia mandato Arya al Castello Nero, ma Theon è di grande valore strategico in una battaglia contro Winterfell e quindi avrebbe dovuto tenerselo lui. Quindi veniamo alla prima teoria proposta da Cantus, che possiamo così riassumere. Attenzione. La lettera rosa è stata scritta da Mance Rayder sotto le apparenze di Ramsay Bolton. Viene inviata al Castello Nero non tanto per Jon, ma per Melisandre, quindi come messaggio in codice per Melisandre che le fornisca dettagli sull'attuale situazione della campagna militare di Stannis e le dia il segnale per procedere con il successivo compito a lei assegnato. Quindi facciamo un passo indietro per capire innanzitutto le ragioni per cui l'autore ritiene che Mance possa aver assunto le sembianze di Ramsay. Nell'ultimo capitolo di Theon in Dance with Dragons, Mance o Abel, come si fa chiamare, e le mogli di Lancia sottintendono che anche Mance scapperà dal castello. Invece Cantuso ritiene che Mance non abbia alcuna intenzione di scappare insieme alla falsa Arya, perché il suo scopo è proteggere sia suo figlio, perché appunto supponiamo che non sappia che suo figlio è stato allontanato via nave da Jon, sia il suo popolo. E siccome Stannis ha mostrato di accettare in una certa misura i bruti e di essere l'unico a fornire loro asilo, aiutare la sua campagna potrebbe portare altri bruti ad attraversare la barriera. Non è nel carattere di Mance abbandonare suo figlio o il suo popolo, quindi aiutare Stannis è la migliore opportunità per il loro futuro, per cui Mance ha un grosso incentivo a supportarlo e per contro a contrastare i suoi nemici, cioè Lannister e Bolton. Attualmente Mance, in quanto infiltrato a Winterfell, è in una posizione unica tra i sostenitori di Stannis, cioè ha un vantaggio che sfumerebbe qualora se ne andasse dal castello. Invece, rimanendo dentro, può usare i suoi talenti e stratagemmi per sabotare i Bolton, mentre fuori di lì sarebbe solamente una spada in più nell'esercito di Stannis, quindi di poca utilità. Tra l'altro non c'è nemmeno bisogno che scorti Jaime o insomma Fecaria una volta uscita dal castello perché ad attenderla ci sono già gli uomini di Morse Crawford. Quindi presumibilmente le mogli di Lancia hanno fuorviato Theon nel lasciargli intendere che anche Mance scapperà perché comprensibilmente hanno scarsa fiducia in lui e quindi non lo mettono a parte dei loro piani se non quando è strettamente necessario. Teniamo tra l'altro presente qui che il caos successivo alla morte inaspettata di Little Walder ha messo probabilmente i bastoni tra le ruote ai piani originali di Mance, quindi può esserci una certa discordanza tra il piano come era stato originariamente concepito e quello che effettivamente accade nel capitolo. Comunque Mance è abile e veloce nel modificare i piani in corsa. Cosa accade? Dopo l'alterco tra Frey e Manderly, Roose Bolton, leggo dal capitolo, fece un cenno di approvazione col capo. Esatto, ci sarà tempo sufficiente per combatterci l'uno con l'altro quando avremo finito con Stannis. Girò la testa mentre i suoi freddi occhi pallidi perlustravano la sala finché trovarono il bardo Abel di fianco a Theon. Menestrello chiamò, vieni a suonarci qualcosa di tranquillizzante. Abel si inchinò, se fa piacere a sua signoria, liuto in mano passeggiò fino alla pedana, saltando agilmente un cadavere o due e si sedette a gambe incrociate sulla tavola alta. Mentre iniziava a suonare, una canzone triste e delicata che Theon Greyjoy non riconobbe, Ser Austin Serenis e il loro compare Fae girarono sui tacchi e condussero i loro cavalli fuori dalla sala. Rowan afferrò il braccio di Theon, il bagno deve essere adesso. Quindi, vediamo che Mance va a sedersi sulla tavola alta. Il sedersi sulla tavola alta è senza precedenti per un menestrello nella saga, cioè a nessuno è concesso salire sulla pedana a meno che non si sia un nobile, diciamo, invitato a mangiare alla tavola stessa, men che mai sedercisi sopra. Quindi Mance ha preso un grosso rischio, dato che così diventa una delle persone più visibili in tutta la sala grande. Però è anche vero che a causa del casino in corso nessuno fa caso al suo comportamento un po' sopra le righe. In realtà abbiamo un altro bardo che ha fatto la stessa cosa, però solamente nelle canzoni, ed è appunto il famoso Bale the Bard. Cioè, Bale mangiò alla tavola di Lord Stark in persona e suonò per il Lord nel suo alto scranno finché metà della notte fu trascorsa. Quindi anche in questo Mance sta seguendo le orme di Bale. Questo indica, secondo Cantus, che continuerà a seguire l'originario percorso del bardo fino ad arrivare alle cripte.
La canzone triste che suona evidentemente è un segnale alle mogli di lancia per iniziare l'operazione di salvataggio. Infatti, nonostante si dice che non la riconosca, non è la prima volta che Tion la sente, ce l'aveva già sentita anche poco prima che le mogli di lancia lo prendessero per portarlo nel bosco degli dèi. Quindi la canzone è un segnale, difatti Rowan informa immediatamente Tion che la missione deve iniziare. Quando Tion si preoccupa del fatto che così abbandonerebbero Mance, gli rispondono: Abel can fend for himself, cioè Abel può arrangiarsi da solo. In realtà, quindi, Mance sa benissimo cosa sta per accadere perché ha dato lui l'ordine, quindi il suo piano prevede proprio che lui rimanga lì. Perché sedersi sulla tavola alta? Perché è vicinissima alla porta del Lord, che è la porta sul retro della sala grande, il che gli permetterebbe di scappare dalla sala non visto e senza ostruzioni. Ricapitoliamo un attimo cosa sappiamo di Mance, che è un abile spadaccino, ha un'ottima conoscenza del castello che sicuramente ha sviluppato nella sua permanenza lì, è molto atletico, non ha paura di morire se questo dovesse aiutare la causa dei bruti, è l'unico in grado di unire i bruti, prende ispirazione da Beryl Bard, quindi ha questa sorta di roadmap che ispira le sue azioni, molto probabilmente ha ancora con sé il bracciale magico col rubino che gli ha dato Melisandre, quello che gli dava le sembianze di Ratchet. E dice di non aver paura dei cani di Ramsey. Quindi a quanto pare sa come gestirli e sa di Morse Crawford fuori dal castello. Quindi, se il piano fosse andato come originariamente previsto, senza assassino di Little Walder, eccetera, il bagno sarebbe stato più tardi all'inizio della serata, cioè Arya, tra virgolette, fa il bagno da sole prima del ritorno di Ramsey nelle sue stanze, quindi l'operazione avviene mentre tutti sono nella sala grande o comunque in giro per il castello. A Mance non sarebbe mai stato permesso entrare nelle sale di Ramsay, quindi comunque anche il piano originario prevedeva sicuramente che rimanesse da solo per una parte dell'operazione. Cosa avrebbe dovuto fare in questo lasso di tempo? Tion assume erroneamente che ci sia una correlazione tra i suoni del corno e l'uscita dei Frey dal castello. Difatti dice: Crawford ha messo i suoi ragazzi a scavare buche fuori dalle porte del castello. Poi ha suonato il suo corno per attirare fuori il Lord Bolton. Invece ha avuto Frey. In realtà i Frey sarebbero usciti comunque e sarebbero caduti nelle buche anche se Morse non avesse suonato i corni. Quindi, secondo Cantus, i corni sono usati da Morse come metodo di comunicazione con Mance, in particolare per segnalare che Arya, sempre diciamo fake Arya, è stata messa in salvo. Quindi Mance resta nella sala grande a suonare il liuto, lì seduto sulla tavola, finché non sente i corni. E sappiamo da Ghost in Winterfell che i corni si sentono distintamente in tutto il castello. A questo punto può procedere col prossimo step del suo piano dopo essere uscito dalla porta sul retro. Perché deve uscire dalla porta sul retro? Perché nel momento in cui i Bolton scoprono il rapimento della ragazza, sicuramente avrebbero cercato di prendere lui, che era il più in vista, cioè seduto beffardamente sulla tavola alta. Per cui deve sgattaiolare via dalla porta del Lord. In questo modo Mance trasforma la caccia alle mogli di lancia in una caccia a lui, cioè si mette più in vista per farsi inseguire. A questo punto è plausibile che voglia riunirsi alle mogli di lancia rimaste nel castello, che comunque anche nel piano originario sarebbero rimaste divise da lui, cioè Squirrel è scappata dalle stanze di Ramsay, calandosi fuori dalla Great Keep. Poi c'è un gruppo che doveva assistere Jaime alla discesa dalle mura, che nella versione effettiva sono Frenia e Holly, e poi c'è un altro gruppo distinto che sono Rowan, Willow e Myrtle. Con la tempesta di neve in pieno corso, devono aver già predefinito prima un punto di ritrovo sufficientemente isolato. Cantus lo identifica nelle cripte di Winterfell per le seguenti ragioni. Mance ha già usato come punto di ritrovo la torre bruciata dove Tion è stato portato ad incontrarlo, che sappiamo essere adiacente alla First Keep, quindi vicino all'entrata delle cripte. Le mogli di Lancia, e quindi per estensione Mance perché loro rispondono a lui, hanno mostrato interesse per le cripte. In particolare Holly ha chiesto a Tion di mostrargliele. In Ghost in Winterfell gli dice... cioè lui le dice cosa vuoi e lei vedere queste cripte dove sono, my lord, me le mostreresti? Poi usare le cripte è coerente con la storia di Beryl Bard che si era nascosto proprio lì dopo aver rubato la figlia di Lord Stark. E inoltre, ultimo punto, quasi nessuno di quelli che li stanno inseguendo
conosce le cripte o comunque andrebbe a guardare lì. Però di sicuro i cani di Ramsey sono in grado di seguire le loro tracce fino lì. Hanno trovato l'uomo dei Risvel morto nella neve, quindi sicuramente riescono a fiutare anche nella tempesta di neve. Ma appunto, come dicevo prima, quando Theon aveva cercato di mettere in guardia Mance sulla pericolosità dei cani, lui non si era affatto preoccupato e aveva detto in Theon 1: se il bastardo ci insegue, potrebbe vivere abbastanza per rimpiangerlo. Quindi a Mance non importa se Ramsay coi cani, i Bastard Boys, eccetera, seguono le sue tracce, anzi, evidentemente si aspetta che lo inseguano e ha un piano per neutralizzarli. Il problema di questi cani è che non sono ben addestrati, anzi, sono molto indisciplinati. Vediamo che si litigano negli ossi, a volte uccidendosi nelle risse. Viene spesso sottolineato quanto diventino frenetici quando c'è un cibo particolarmente appetitoso, tipo le salsicce. Ad esempio, in Theon 1 si dice che intorno a lui i cani si combattevano per le salsicce. Insomma, le salsicce, che sono una parte importante di questa teoria, non mancano sulla tavola alta, guarda caso, dove è seduto Mance. Infatti si dice che Manderly era seduto ingozzandosi di salsicce e anche aveva sentito Manderly chiedere più salsicce. Insomma, qualunque cosa siano, salsicce o un altro cibo appetitoso, l'idea comunque qui è che Mance userà la reazione indisciplinata dei cani al cibo per neutralizzarli. Poi, altro punto, è importante che Squirrel arrivi alle cripte in tempo perché lei è quella che è stata nelle camere di Ramsay e ha preso proprio dei vestiti di Ramsay, nonostante quelli di Jane sarebbero stati più della sua misura. Difatti si dice: Squirrel si era spogliata fino a rimanere in biancheria intima e stava rovistando in un baule di cetro intagliato cercando qualcosa di più caldo. Alla fine scelse uno dei farsetti imbottiti di Lord Ramsay e un paio di pantaloni usurati che le sventolavano intorno alle gambe come le vele di una nave in tempesta, quindi per lei sono molto fuori taglia. Se consideriamo che Mance abbia ancora con sé il bracciale col rubino, che è quello che gli faceva assumere le sembianze di Ratchet, possiamo pensare che il suo piano sia indossare i vestiti di Ramsay rubati da Squirrel e il bracciale e assumere quindi le sembianze di Ramsay tramite il Glamour. D'altronde, Melisandre aveva accennato a come funziona il bracciale quando Mance era presente, quindi potrebbe avergli spiegato come usarlo. Nel capitolo di Melisandre si dice: gli incantesimi più forti sono costruiti con queste cose: gli stivali di un uomo morto, una ciocca di capelli, un sacchetto di ossa alle dita. Con parole sussurrate e preghiere, l'ombra di un uomo può essere estratta da tali oggetti e avvolta intorno ad un altro come un mantello. Draped about another like a cloak, espressione molto simile a quella che troviamo nella conclusione della storia di Beryl Bardo, quella parte che non è nella canzone, dove si dice: quando Lord Stark ritornò dalla battaglia e sua madre vide la testa di Bale montata sulla picca, si gettò da una torre per il dolore. Suo figlio non le sopravvisse a lungo, uno dei suoi lord gli scorticò la pelle di dosso e la indossò come mantello. One of his lords peeled the skin off him and wore him for a cloak. Sembra, insomma, una buona allegoria, questa storia del mantello, per indicare una persona travestita da un'altra. Tanto più che anche Ramsay, la persona che qua verrebbe, diciamo, indossata come un mantello, è un Kingslayer. Quindi, riassumendo, Mance ha tutti i mezzi, ha i vestiti di Ramsay e ha il bracciale per poter assumere le sue sembianze e l'opportunità. Assumere le sembianze di Ramsay gli permetterebbe al contempo di evitare la cattura e anche di creare casino. Inoltre, spiegherebbe come mai è così sicuro e sprezzante nei confronti di Ramsay e dei cani. Come fare per presentarsi come Ramsay? Deve riemergere dalle cripte e Ramsay invece non deve riemergere. Quindi, lui deve uscirsene con le sembianze di Ramsay, fingendo di aver preso prigioniere le mogli di Lancia, e in questo modo le proteggerebbe pure perché le piazza al sicuro nelle prigioni. Invece, il vero Ramsay deve essere intrappolato nelle cripte. Come fare? Possiamo ipotizzare una cosa del genere, tipo: Mance crea una falsa pista per i cani con le salsicce o chi per esse, nel primo livello delle cripte, poi torna alla scala seguendo il percorso all'inverso, si nasconde con le mogli di Lancia
sulle scale che scendono ai livelli inferiori, così il gruppo di Ramsay è attirato al primo livello mentre sono distratti a cercare di capire cosa i cani si stanno litigando, mentre le mogli di Lancia si dicono su per le scale e li chiudono dentro. Può anche essere che Ramsay invece si accorga della loro presenza, quindi ci sia un combattimento sulle scale a chiocciola. Secondo Cantuse, potrebbe essere proprio perché ci sono pensieri di Tion riguardo alle scale a chiocciola che potrebbero alludere a una cosa del genere, essere una sorta di foreshadowing. E guarda caso, gli insegnamenti di Sir Roderick verrebbero usati proprio contro Ramsay che l'ha ucciso. Mi riferisco a quella citazione di Tion 1 a Dance with Dragons, dove si dice: lui e Rob avevano combattuto molte battaglie eroiche su questi gradini, menandosi fendenti con spade di legno. Un buon allenamento quello, insegnava quanto fosse difficile combattere cercando di salire una scala a chiocciola contro un'opposizione decisa. A Sir Roderick piaceva dire che un uomo capace poteva fermarne un centinaio combattendo dall'alto verso il basso. Comunque sia, una volta che Neve e Pietrisco hanno ricoperto la porta delle cripte, questa si sigilla ghiacciandosi, difficilmente può essere aperta dall'interno, perché sulle scale c'è spazio per un solo uomo alla volta in larghezza. Difatti, in A Clash of Kings, Hodor era riuscito a malapena ad aprire la porta quando c'erano i detriti sopra. Quindi, a questo punto, Ramsay sarebbe letteralmente in a cage for all the North to see, come dice la lettera rosa, cioè in una gabbia dove tutto il nord, cioè le statue di tutti gli antichi lord e re del nord, lo possono vedere. E invece Mance, stabilitosi come Lord di Winterfell, avrebbe tutti i mezzi per sabotare la macchina da guerra Bolton. Quindi, fino a qua, come mai Mance potrebbe aver assunto le sembianze di Ramsay? Ora, cerchiamo di capire, secondo questa teoria, come mai la lettera potrebbe essere indirizzata a Melisandre. Facciamo un passo indietro, seguitemi. Allora, in Jon 4, Dance with Dragons, Stannis assegna Rattleshirt, tra virgolette, perché in realtà è Mance, a Jon Snow. Secondo Cantuse, lo scopo del trio Stannis, Melisandre e Mance, che lavorano insieme, è che Mance resti al Castello Nero finché non venga a conoscenza del luogo scelto per il matrimonio tra Faecarya e Ramsay, però loro pensano che sia la vera Arya, in modo da poter iniziare la sua missione che consta nell'infiltrarsi alle nozze e rapire Arya. Infatti, dato che Melisandre aveva avuto la visione della ragazza in grigio prima che Stannis partisse per Deepwood Moat, i cospiratori sapevano del matrimonio prima che gli inviti fossero inviati, ma evidentemente non sapevano il luogo. Comunque, se volete approfondire questa teoria, leggetevi Road to Barrowton e tutte le altre sue essay precedenti. Io non mi addentro perché sennò finiamo tra 4 ore. In Jon 6, Jon riceve l'invito alle nozze e casualmente lo legge ad alta voce alla presenza dello stesso Mance. Ma siccome questa cosa avviene per pura fortuna, che Mance sia lì esenta, potremmo invece presumere che Mance leggesse in segreto la corrispondenza di Jon per cercare appunto di venire a sapere dove ste nozze dovevano tenersi. D'altronde, Mance stesso allude alla possibilità di entrare negli appartamenti del Lord Comandante dalla finestra. Difatti, nel capitolo di Melisandre gli dice: potrei visitarti molto facilmente, mi Lord, quelle guardie alla tua porta sono solo un brutto scherzo, cioè sono incompetenti. Un uomo che si è arrampicato sulla barriera 50 volte può anche facilmente arrampicarsi su una finestra. Comunque, l'idea di aspettare che John riceva un invito del genere come poi riceve, in realtà pare un po' improbabile. Perché mai Ramsay dovrebbe inviargliene uno? Se andasse alle nozze, John smascherebbe subito la falsa Arya. Tra l'altro, tra Ramsay e John corre cattivo sangue e i guardiani non sono alfieri del nord, lì è Lords. Quindi questo porta Cantuse a pensare che quello ricevuto da John fosse in realtà l'invito destinato a qualcun altro, nello specifico l'invito di Morse Crawford, che è sempre colluso con i vari Mance, Stannis, eccetera, che lo ha inoltrato al Castello Nero per far partire la missione di Mance. Quindi qui avremmo già un primo esempio di comunicazione apparentemente destinata a John, ma in realtà al duo Melisandre e Mance. Comunque, saputo questa informazione, Mance viaggia prima a Barrowton, perché inizialmente il matrimonio doveva tenersi lì, dove può stabilire il suo alias di menestrello con i lord e acquisire informazioni, e poi a Winterfell. Poi sappiamo che Melisandre per Stannis in un certo senso è analoga ad un maestro. Tra l'altro, in Jon 6
Jonah ad un certo punto scambia Melisandre per qualcun altro perché dice: di notte tutti i vestiti sono grigi, ma improvvisamente i suoi erano rossi. Allora, il fatto che il vestito di Melisandre appaia come grigio l'avvicina ad un maestro, che poi è il ruolo che effettivamente lei svolge per Stannis. Quindi non sarebbe strano che sia connessa a lettere dove si gioca con le parole. Come ci dice Lady Dustin, dei maestri, chi può dire con certezza che non stiano distorcendo le parole per i loro scopi? E di Melisandre letteralmente sappiamo che distorce le parole per i suoi scopi. Dal suo capitolo, il suono riecheggiò stranamente dagli angoli della stanza e serpeggiò come un verme nelle loro orecchie. Il suono riecheggiò stranamente dagli angoli della stanza e serpeggiò come un verme nelle loro orecchie. Il brutto sentì una parola, il corvo un'altra. Nessuna delle due era la parola che aveva lasciato le sue labbra. Inoltre, non è certo la prima volta nella saga in cui abbiamo lettere che contengono segreti o sono scritte in codice. Abbiamo quella spedita da Walder Frey a Tywin dopo le nozze rosse, in Tyrion Sayre, Storm of Swords, che è una lettera di cui si dice che, diciamo, cercava di riarrotolarsi da sola per mantenere i suoi segreti. E diceva: Roslyn ha preso una grassa trota, una buona trota grassa. I suoi fratelli le hanno dato un paio di pelli di lupo per il suo matrimonio. Quindi, ovviamente, fa riferimento alle nozze rosse senza, diciamo, senza menzionarle esplicitamente. Poi abbiamo quella spedita da Stannis a Jon di Podmot. E anche questa qua, si dice in Jon 7, nel momento in cui Jon la mise da parte, la pergamena si riarrotolò da sola, come se fosse desideroso di proteggere i suoi segreti. E poi abbiamo, a inizio Game of Thrones, quella che Kat riceve da Lysa, in cui appunto Lysa usa un linguaggio in codice, a private language, che condivideva con la sorella appunto per non farsi intercettare, diciamo. D'altronde, se Stannis e Melisandre stanno cospirando insieme, è normale che debbano avere un mezzo di comunicazione protetto. Dance, in particolare, stressa il fatto che i maestri non sono degni di fiducia, ma se una lettera viene scritta con la tecnica della steganografia, cioè nascondendo un messaggio segreto in un altro messaggio, i veri contenuti sono al riparo anche dagli occhi di qualunque maestro dovesse leggerla, e in questo caso anche dagli occhi di John. Poco prima dell'arrivo della lettera rosa, Melisandre dice a John: a tutte le tue domande sarà data risposta. Guarda verso i cieli, Lord Snow, e quando avrai le tue risposte, manda a chiamarmi. L'inverno è quasi arrivato ora, sono la tua unica speranza. È come se gli stesse dicendo di chiamarla non appena gli sarà arrivata la lettera. Infatti, guarda caso, Melisandre appare proprio quando John decide di leggere la lettera ad alta voce nella Shield Hall e si volatilizza non appena ha finito. Quindi Melisandre voleva sentire i contenuti della lettera. Passiamo, terza cosa, ai punti che Cantù usa per suffragare l'idea che la lettera sia stata scritta da Mance, sempre Glamour come Ramsay. Innanzitutto, il linguaggio utilizzato. False King è un termine che Melisandre usa due volte nel suo POV e in Jon 3 per riferirsi a Mance. E non appare mai altrove in Dance, con l'unica eccezione di quando Wyman Manderly dichiara Stannis il falso re in Davos 3 davanti ai Frey, però questo sappiamo che è un discorso farsa. Black Crows, in senso dispregiativo, è un termine usato solo dai bruti. L'unica eccezione è Jon, che lo usa quando cerca appunto di appellarsi ai bruti. Wildling Princess e Little Prince sono termini che nascono e sono utilizzati solo alla Barriera. Il primo è un'invenzione dei confratelli che si diffonde poi presso gli uomini della regina. Il secondo è usato da Melisandre e Gilly con riferimento al figlio di Mance. Inoltre, né Val né il bambino sono in realtà dei reali, quindi non ha senso che Mance o le mogli di Lancia affermino ciò sotto tortura. Poi l'autore della lettera afferma di avere Mance in una gabbia for all the North Sea, il che richiama proprio una frase che Mance aveva detto a John: he, riferimento a Stannis, burned the man he had to burn for all the world to see. Quindi sappiamo che Mance è decisamente abile nel nascondere segreti in piena vista, prima celandosi sotto l'aspetto di Rattleshirt, e poi sotto l'alias di Abel con innumerevoli allusioni a Bale e il Bardo.
non possiamo certo dire la stessa cosa di Ramsey. Veniamo quindi finalmente all'analisi del testo della lettera. Riassumendo, i presupposti di questa teoria che dobbiamo tenere a mente analizzando la lettera sono: Stannis, Mance e Melisandre stanno cospirando insieme per salvare Faecaria e forse anche per far altro. A Winterfell, Mance ha assunto le sembianze di Ramsay, che invece è stato imprigionato nelle cripte. A Castle Black, Melisandre sta aspettando una lettera di grande importanza, che finalmente le permetterà di guadagnarsi la fiducia di Jon, così che lui acconsenta a abbandonare la missione verso il Doom. E presupponiamo inoltre che Mance sappia che Stannis fingerà la sua morte, proprio perché tutti questi tre lavorano insieme. Allora, primo paragrafo. Your false king is dead, bastard. He and all his hosts were smashed in 7 days of battle. Cioè, il tuo falso re è morto, bastardo. Lui e tutto il suo esercito sono stati sconfitti in 7 giorni di battaglia. Questo significa che Stannis ha finto la sua morte. Ho la sua spada magica. Come parte del piano di Stannis, Lightbringer sarà portata a Ramsay, o meglio, quello che ha l'aspetto di Ramsay, cioè Mance, in modo che i Bolton credano alla morte di Stannis. Dillo la sua puttana rossa, sta letteralmente istruendo Jon ad andare a riferire a Melisandre, cioè quella cosa che anche Melisandre stessa gli aveva chiesto, proprio perché Melisandre sarebbe l'effettiva destinataria della lettera. Nel complesso il paragrafo fornisce le seguenti informazioni. Stannis ha vinto la battaglia del ghiaccio, ha attuato il piano di fingere la propria morte, i Bolton sono convinti di aver vinto, viene dato un segnale a Melisandre per procedere con il prossimo step del suo piano, qualunque esso sia. Qua non addentriamoci in quello che Cantuso pensa sia il successivo piano di Melisandre, perché andiamo un po' nei deliri, però così è. Secondo paragrafo. Gli amici del tuo falso re sono morti. Significherebbe che anche alleati di Stannis, quindi amici di Stannis, stanno fingendo la propria morte, ad esempio Mors Amber. Le loro teste sui muri di Winterfell. Qua. Usando upon nel senso di vicino a, potrebbe significare che Mors è proprio fuori le mura del castello. Ricordiamo che le loro teste sta sempre riferendosi a gli amici del falso re. Poi, come see them bastard, è una delle varie provocazioni della lettera, implica che Jon dovrebbe muoversi verso Winterfell e non verso nord. Poi, il tuo falso re ha mentito e così anche tu, hai detto al mondo che hai bruciato il re oltre la barriera, invece l'hai mandato a Winterfell a rubarmi la moglie. Qui, Mance annuncia di essere vivo, informa Melisandre che è finito a Winterfell, questo è importante perché originariamente appunto la sua destinazione doveva essere Barrington, e nel complesso questo secondo paragrafo dichiara che Jon ha rotto i suoi voti, aiutando Stannis e Mance a rapire Faecaria, e questo è interessante perché Jon in realtà non ha mai voluto sequestrarla, solo salvarla dalle lande selvagge dove presumeva che fosse già scappata di suo. Quindi la lettera mostra un tentativo calcolato di minare l'onore e la legittimità di Jon. Terzo paragrafo. Avrò indietro la mia sposa. Questo significa che Jaime, la falsa Arya, è stata effettivamente salvata e è riuscita a scappare. Se vuoi indietro Mance Rayder, vieni a prendertelo. Ce l'ho in una gabbia affinché tutto il nord lo possa vedere a prova delle tue bugie. Qua abbiamo già detto, la gabbia sono le cripte di Winterfell, dove tutto il nord, cioè le statue degli antichi re e lord, possono vedere. In realtà l'uomo della gabbia non è Mance, ma colui che ha scambiato con Mance il proprio aspetto, cioè Ramsay, così come Rattleshirt, che aveva scambiato con Mance il proprio aspetto, era stato in una gabbia. Quindi Mance ha lasciato la propria identità nelle cripte, scambiandola con quella di Ramsay, e ora va in giro libero sotto sembianze di quest'ultimo. Proof of your lies potrebbe anche riferirsi al fatto che Ramsay non è sotto incantesimo, quindi se fosse trovato si scoprirebbe l'inganno. La gabbia è fredda, ma gli ho fatto un mantello caldo dalle pelli delle 6 puttane che sono venuti con lui a Winterfell. Potrebbe essere un riferimento alla frase di Melisandre che dicevo prima, per cui l'incantesimo funziona indossando l'ombra di qualcun altro come un mantello. E tra l'altro, the cage is cold, le cripte sono fredde, ci potrebbe stare. Può anche significare che nessuna delle mogli di Lancia ha tradito il segreto. Vabbè. Quarto paragrafo.
Voglio indietro la mia sposa, voglio la regina del falso re, voglio sua figlia e la sua strega rossa, voglio la sua principessa bruta, voglio il piccolo principe, il bambino brutto e voglio il mio Rick. Mandagli il bastardo e non disturberò più te o i tuoi corvi neri. Tienili lontani da me e taglierò il tuo cuore del bastardo e lo mangerò. Questo paragrafo è diretto specificamente a Jon per avere un determinato effetto su di lui. Difatti, presenta una lista di richieste che Jon non è in grado di soddisfare. Non ha il potere di spedire Selyse, Shireen, Melisandre, Val o il figlio di Mensa Winterfell, e soprattutto non ha idea di chi sia Rick. E questo va indipendentemente da chi pensiamo che abbia scritto la lettera rosa, cioè il vero Ramsay o il falso Ramsay, cioè Mance. La lettera dice chiaramente che il coinvolgimento di Jon con Stannis e Melisandre è risultato in una minaccia per la barriera, per i guardiani, per il Castello Nero, che tra l'altro ora è anche la sede di potere di Stannis, e per la famiglia di Stannis, per cui o Jon capitola o sarà attaccato. Quindi Jon è posto davanti a un dilemma: tentare di soddisfare le richieste ammettendo di aver infranto i propri voti, oppure rifiutare entrando in aperto conflitto con i Bolton e infrangendo alla fine comunque i suoi voti. Risulta un oathbreaker in entrambi i casi. Perché allora usare un linguaggio così provocatorio? Perché, mi ricollego a quello che diceva Domenico, Stannis e Melisandre, i Mance, hanno bisogno che Jon infranga i voti per poterlo usare in modi diversi rispetto a rimanere alla barriera. Passiamo all'anno successivo. Siamo nel 2015 e un anno dopo Cantus non crede più alla sua prima teoria che 8 pagine di script ci ha impiegato e quindi ne propone un'altra, che l'autore della lettera rosa sia Theon Greyjoy, il quale, attenzione, l'avrebbe dettata a Maestro Tybald a Forte Terrore, dove è arrivato come parte della strategia di Stannis di prendere la fortezza dei Bolton per forzarli ad uscire da Winterfell. Scopo della lettera sarebbe provocare, informare e confondere, cioè la lettera contiene delle informazioni, ma è scritta in modo criptico per confondere eventuali lettori indesiderati. Respirone, partiamo con questa seconda. Allora, chiunque abbia scritto la lettera si è evidentemente sforzato di imitare Ramsay, cioè o l'ha scritta Ramsay stesso, ipotesi che in realtà a questo punto Cantuse non scarta più. Forse è tornato più umili consigli, oppure è stata scritta da qualcuno che lo conosceva bene, abbastanza da imitare il suo stile, il suo linguaggio, eccetera. Quindi questo rende Theon un possibile autore della lettera, tra altri. Ma secondo Cantusi, in alcuni punti chiave, la lettera mostra dei tratti che sono esclusivamente associabili a Theon, quindi lasciandolo come l'unico possibile candidato, comunque il più plausibile. Quali sono questi punti? Il primo, I want my Rick. John non ha idea, come dicevo prima, di chi sia Rick. E più in generale, Ramsay o qualunque altro autore della lettera non può avere nessuna garanzia che Theon abbia detto a qualcuno del suo pseudonimo. Quindi è una richiesta totalmente irrazionale. Quindi o Ramsay sta dando sfoggio del suo humor, della sua stupidità o della sua irrazionalità, o Theon ha sputato fuori questa frase in riferimento a se stesso. La cosa curiosa è che lo ha già fatto con le stesse identiche parole. In Theon 1 The Winds of Winter, cioè il capitolo inedito, lui dice esattamente: He wants his bride back, he wants his Rick, cioè le stesse identiche parole. Anche in questo caso parla di sé in terza persona. Insomma, questo ultimatum irrazionale suggerisce che l'autore della lettera sia ben a conoscenza del rapporto tra Theon e Ramsay, e che sia irrazionale abbastanza da usare lo pseudonimo di Theon. Questo riduce gli indiziati al solo Ramsay o Theon. E il fatto che Theon faccia un'affermazione identica nel capitolo di Winds of Winter lo rende il principale sospettato. Secondo punto, The Six Horse. Come diceva già Domenico, Theon dice o pensa il termine whore 7 volte, solo in Dance o Winds, senza neanche calcolare gli altri libri, 4 delle quali si riferiscono alle mogli di Lancia, cioè le cosiddette washerwomen, che sono con Ebel, mentre Ramsay non ha mai usato questo termine. Quindi la lettera si riferisce alle mogli di Lancia come horse, come abitualmente fa Theon,
per cui potrebbe questo essere un segno della vera mano, cioè della mano del vero autore che traspare da dietro il tentativo di imitare Ramsay. Terzo punto, A Cloak of Skin. Ramsay aveva annunciato una particolare punizione per il colpevole dell'omicidio di Little Walder. Tra l'altro, per questo omicidio, Tyrion non crede all'innocenza delle mogli di Lancia. E ce la dice in Tyrion 1, A Dance with Dragons, indicamelo ragazzo e ti farò un mantello della sua pelle, appunto del responsabile dell'omicidio. Tyrion è scappato da Winterfell, però sa che gli allarmi hanno suonato, quindi ha senso che lui presuma che le mogli di Lancia sono state catturate. E se deve azzardare cosa è successo loro, è logico che pensi a quello che aveva detto Ramsay, cioè che le voglia trasformare in un mantello. Quarto punto, ferire un bastardo. La lettera si impegna alquanto a insultare Jon ripetutamente riguardo il suo status di bastardo per provocarlo a livello emotivo. Ha senso che Tyrion sia l'autore per quanto ha imparato riguardo la psicologia dell'altro bastardo, Ramsay, a corte d'errore. In Rick 1, chiamarlo Snow gli ricordava il suo status di bastardo e lo mandava in una furia nera. In Rick 3, Sua Signoria l'ha ammazzato per averlo chiamato Lord Snow. In Tyrion 1, The Winds of Winter, Ramsay Snow intende il bastardo, non chiamarlo mai così, la saliva schizzò dalle labbra di Tyrion. Ramsay Bolton, non Ramsay Snow, mai Snow, mai, devi ricordare il suo nome o ti farà del male. Ha poco senso che Ramsay scriva una lettera con insulti allo status di bastardo perché questo inviterebbe soltanto a riceverne anche lui reciprocamente. Tyrion invece è talmente terrorizzato che le parole Lord Snow provochino l'ira di Ramsay e conseguentemente danni per lui, che tende a proteggere Ramsay allo scopo di proteggere se stesso. Quindi ha senso che non abbia indirizzato la lettera a un Lord Snow, cioè il titolo che non deve essere nominato, di cui ha una paura folle, ma piuttosto ha usato la parola bastard. Inoltre la lettera finisce in un modo particolarmente assurdo con la firma Ramsay Bolton, True Lord of Winterfell. Quindi i casi sono due: o l'autore è qualcuno che ha talmente il terrore di insultare Ramsay che gli dà un titolo perfino ridicolo, o l'autore sta prendendo in giro Jon sapendo che lui sarebbe potuto essere Lord of Winterfell, o entrambe le cose. Per la seconda, sappiamo che Tyrion conosce bene Jon, quindi può sapere che questo tasto per lui è particolarmente dolente, quindi la provocazione foglierebbe nel segno. Quinto punto, A Gage for all the North to see. Se l'esperienza di Tyrion è sufficiente per arrivare a ipotizzare la questione delle mogli di Lancia che vengono trasformate in mantello, perché invece di Mance dice che è in una gabbia davanti a tutto il Nord? Potrebbe essere perché non c'è via d'uscita da Winterfell, difatti dal The Throne Clock sappiamo che a nessuno era permesso entrare e uscire dal castello senza il permesso di Lord Bolton, e perché Tyrion ha una ragione molto personale per considerare Winterfell una gabbia. Da Tyrion 6, Clash of Kings, per 10 anni sei stato un protetto di Stark, ostaggio prigioniero lo chiamo io. Quindi, se per lui tutto Winterfell equivale ad una prigione, ben si può dire che Mance è in gabbia, nel senso che è a Winterfell. Quindi, Cantus ritiene, in questa seconda teoria rivisitata, che la lettera sia stata non scritta per a causa delle menomazioni alle mani, ma dettata da Tyrion a Maestro Tybald, dopo essere stato inviato, insieme ad altri, a infiltrarsi a Porta Terrore e aprire la porta sul retro e rinforzi in modo che il castello possa essere preso. Ora, io su questo non intendo a soffermarmi perché è una teoria abbastanza delirante. Comunque, appunto, prevede che Forte d'Errore venga preso per stanare i Bolton da Winterfell, perché appunto Stannis ha vinto la battaglia ma non ha preso il castello, i Bolton sono asserragliati a Winterfell. Dance insiste varie volte sulla tecnica di dettare le lettere. In Jon 7, la mano di un maestro, ma le parole di un re. In Jon 10, Cotter Pike non sapeva né leggere né scrivere, ma le parole erano di Pike messe giù come lui le avrebbe dette. E in The Prince of Winterfell, i topi grigi leggono e scrivono le nostre lettere. Stannis stesso dice a Tybalt durante l'interrogatorio che gli fa che conosce i loro voti di maestro e ne ha rispetto. Avevo un maestro Dragonstone che era quasi un padre per me.
ho grande rispetto per il vostro ordine e i suoi voti. Quindi sicuramente Stannis deve sapere che Tybald è obbligato dal suo giuramento a servire chiunque detenga Forte Terrore, come era stato per lui quando Theon aveva preso Winterfell. Per cui, dopo che Theon e altri uomini di Stannis hanno, secondo la teoria, preso il castello, Tybald diventa fedele ai medesimi, Stannis e Theon, e di conseguenza sarebbe tenuto a eseguire gli ordini di Theon e quindi a scrivere lettere che lui eventualmente gli detti. Poi ne parliamo. Ok. Poi ne parliamo. Poi, Dimmi. vabbè, in tutto questo delirio ci sono delle informazioni interessanti. Sì. Cioè, l'analisi, come già stava facendo Domenico, di alcune espressioni e di quali personaggi tendono ad usarle o no, ad esempio, io trovo molto interessante la questione che Theon dica le stesse identiche parole: He wants his Rick. Poi bisogna anche capire se il linguaggio di Theon è stato magari parzialmente influenzato dal linguaggio di Ramsay, nel senso che con tutte le torture che da questo ha subito, semmai magari è Theon che parla con le espressioni che gli sono state con la violenza inculcate nella testa, e quindi chiaramente queste sono espressioni simili. Però diciamo alcuni punti sono interessanti. Ora, bisogna un po' andare a prenderli togliendo tutta la corteccia esterna di Tion va a infiltrarsi a Forte Terrore, Bla 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 bla. bla bla bla, Ramsay Clidas è ci... un botta. Esatto, quindi magari alla fine parliamo di cosa c'è di buono che possiamo prendere da tutti questi ragionamenti. Cioè, in tutto questo, nessuno di questi ha notato che Thailand è un nome Lannister? Non lo so, cioè tipo. Thailand, no, Thailand. è Tybald il Tybald, maestro. sì, Tybald, quello sì, là comunque che è un nome è un nome Lannister. Lannister. Sì. Nessuno l'ha nominato? Va bene così. Ok. Poverino, tra l'altro. Va bene. Vabbè. Andiamo avanti. Vai. Bene, allora adesso passiamo a Stannis e Ash. Prima però, per capire meglio queste teorie, soprattutto quella di Stannis, diamo un veloce sguardo a quella che è la situazione tattico-militare del nord alla fine di Edens e all'inizio di Queens. Partiamo dall'alleanza dei Bolton, che conta probabilmente tra i 6.000 e i 7.000 uomini. La maggior parte degli uomini, probabilmente la metà, è composta da soldati di casa Bolton, a cui si aggiungono circa 2.000 uomini di casa Frey, di cui la maggior parte, se non sbaglio, sono cavalieri. I numeri restanti sono rappresentati dalle truppe che hanno accompagnato a Grande Inverno i rappresentanti di quelle casate che hanno giurato fedeltà ai Bolton anche solo in maniera apparente, quindi i Manderly, gli Amber, metà degli Amber, i Dustin, i Tallard, i Kerwin, gli Hornwood e i Locke. Basandosi sui numeri dei Manderly, che si portano dietro 300 cavalieri, e degli Amber, 400 uomini, possiamo ipotizzare che alcune di queste casate abbiano al proprio seguito sempre un centinaio, se non più, di uomini. Di questi 6-7 mila uomini, meno della metà, e quindi poco più di 2.000 uomini fra Manderly e Frey, 2.300, sono stati inviati contro Stannis da Roose Bolton, proprio perché si stavano già scannando. Secondo Theon, ma su questo non abbiamo prove in effetti al riguardo, alle spalle dell'avanguardia si troverebbero anche Ramsay e alcuni uomini di casa Bolton, bramosi di riprendersi Jaime e Rick. Vediamo appunto uno stralcio dal capitolo inedito di Theon. È il dialogo fra Stannis e Theon. Quanti uomini ha Bolton a Grande Inverno? 5.000, 6.000, altri ancora. Theon mostrò al re un ghigno spettrale, fatto tutto di denti spezzati e scheggiati. Più di quanti ne abbia tu. Quanti avrai intenzione di mandare contro di noi? Non più di metà. Era una supposizione, chiaramente, ma gli sembrò corretta. Roose Bolton non era il tipo da gettarsi alla cieca nella neve, con o senza mappa. Avrebbe mantenuto al sicuro la sua forza principale, avrebbe tenuto con sé i suoi uomini migliori, confidando nella doppia cerchia delle massicce mura di Grande Inverno. Il castello era troppo affollato. Gli uomini erano l'uno alla gola dell'altro, soprattutto i Manderly e i Frey. Sono loro che Sua Signoria ha mandato contro di te, quelli di cui si è voluto sbarazzare. E poi dice: i Frey e i Manderly non uniranno mai le loro forze,
arriveranno per te, ma separatamente. Ramsay non sarà molto lontano da loro, vuole sua moglie indietro, vuole il suo Rick, che sono quelle famose parole ripetute. Passiamo a questo punto all'alleanza di Stannis, che conta in tutto circa 5.000 uomini. In realtà, come si diceva già, 4.500 effettivamente con Stannis, più quei 400 di Mors Amber. Di cui meno di un terzo, circa 1.400 uomini, è rappresentato dai soldati e dai cavalieri del sud, mentre il resto, circa 3.600 uomini, sono uomini delle casate del nord che hanno accettato di collaborare con Stannis, non giurato fedeltà, ma diciamo accettato una collaborazione. Quindi Clan delle Montagne, Mormont, Glover, l'altra metà degli Amber e altre ancora. L'esercito di Stannis è bloccato, come già abbiamo detto, a meno di 3 giorni di marcia da Grande Inverno da una tempesta di neve a ovest e sta soffrendo diverse perdite dovute al freddo e alla fame che sono tanto gravi da spingere alcuni soldati ad atti di cannibalismo. La situazione, che già di per sé è drammatica, è aggravata dalle tensioni interne alla coalizione e dal tentativo di tradimento operato dai Karstark e sventato soltanto all'ultimo proprio grazie ad una lettera di Jon. Infine la barriera abbiamo circa 4.000 bruti sparsi fra i diversi castelli che rispondono al momento appunto a Tormund, meno di 1.000 guardiani della notte e meno di 100 fra Kingsmen e Queensmen a difesa della famiglia reale Baratheon. Alla barriera ovviamente sono presenti fortissime tensioni che sfociano anche nell'ultimo capitolo di Jon e la convivenza quindi è quanto mai difficile. Questa presentazione delle forze in campo ci serve per valutare meglio quella che sarebbe la motivazione principale che avrebbe portato Stannis a scrivere la lettera rosa, ossia la necessità di ulteriori uomini. Nella battaglia che Stannis sta per affrontare, l'abbiamo detto, la cosiddetta battaglia del ghiaccio, Battle of Ice, la bilancia sembrerebbe pendere a favore della coalizione Bolton. I Frey sono sì in inferiorità numerica, contando che i Manderly probabilmente non attaccheranno Stannis o anzi gli daranno manforte. Ma, come dice Stannis stesso, i suoi, cioè quelli di Austin Frey, saranno a cavallo, i nostri dovranno combattere a piedi. I suoi saranno rifocillati a dovere, i nostri dovranno andare in battaglia a stomaco vuoto. La cavalleria pesante dei Frey quindi rappresenta in ogni caso un avversario temibile e potenzialmente fatale per l'esercito di Stannis. Per questo motivo alcuni hanno ritenuto che Stannis voglia spingere indirettamente Jon ad intervenire nello scontro e a portare con sé un piccolo esercito di cavalieri del sud, bruti e forse anche guardiani della notte. Da Theon 1 The Winds of Winter però è evidente come lo scontro sia ormai prossimo e come non ci sia abbastanza tempo perché Stannis scriva la lettera e perché Jon la legga, raccolga le forze necessarie e scenda verso Grande Inverno in tempo per intervenire nello scontro. Due stralci del capitolo, per esempio, in uno nel dialogo con Justin Massey dice: voglio che tu sia partito prima di mezzogiorno, Sir. Lord Bolton potrebbe attaccarci in ogni momento. In un altro dice, se non sbaglio qui con Asha, ma potrei sbagliarmi, gli uomini di Lord Bolton saranno qui prima di quanto vorremmo. Che la lettera rosa sia stata scritta allora non in vista della battaglia del ghiaccio, ma dell'assedio di Grande Inverno? Alcuni ritengono, ad esempio, che sia così. Questo anche perché, come già ha detto anche Domenico, nel fandom c'è la forte convinzione che Stannis, nonostante l'inferiorità numerica, tutte le difficoltà, sia destinato a vincere la battaglia del ghiaccio grazie all'arcinoto stratagemma, di cui abbiamo parlato anche nell'ultima live, della Night Lamp. La vittoria permetterebbe senza dubbio di sbloccare la situazione, di risollevare il morale degli uomini, di rifocillarli a dovere con le scorte dell'esercito nemico e di riprendere la campagna militare. Ma, come anche si diceva prima, non aiuterebbe in nessun modo nel momento in cui si deve porre l'assedio a Grande Inverno. Che Stannis abbia scritto allora la lettera rosa pensando che un intervento di Jon sarebbe stato decisivo in quel caso? Non avevo pensato ai giganti, però immaginate comunque questa scena. Jon arriva sotto le mura di Grande Inverno, trova ad accoglierlo un inaspettatamente vivo Stannis Baratheon, a cui non può più negare il suo aiuto, e da cui in cambio viene liberato dai voti di Guardiani della Notte, legittimato e nominato Lord Stark. Tutto questo sotto gli occhi non soltanto dell'esercito del Nord fedele a Stannis, ma anche dei Bolton e dei loro non troppo convinti alleati.
che potrebbero tentare a questo punto un colpo di mano dall'interno. Queste sarebbero le argomentazioni principali, a cui vanno poi aggiunte tutta una serie di argomentazioni legate al contenuto della lettera. Vediamo uno per uno questi punti. Uno, come già si diceva, la falsa morte di Stannis. Nella lettera rosa la prima informazione ad essere data è quella riguardante la morte di Stannis e la sua sconfitta in battaglia. Per Jon, la morte di Stannis significherebbe l'impossibilità di continuare a sostenere la causa degli Stark per interposta persona e lo obbligherebbe di conseguenza di intervenire direttamente. Secondo la teoria, quindi, Stannis avrebbe finto la propria morte proprio per spingere Jon ad agire. A sostegno di questo argomento viene citato il passo, sempre del capitolo di Theon 1, in cui Stannis stesso paventa a Justin Massey la possibilità che, una volta giunto a Braavos in cerca di mercenari, gli giungano all'orecchio voci sulla sua morte. E a queste voci Justin Massey non dovrà dare il minimo ascolto. Però adesso vi accorgerete subito com'è traballante questa argomentazione, perché Stannis dice: «Potremmo perdere questa battaglia», disse il re con tono cupo. «A Braavos potresti sentire che sono morto. Potrebbe anche essere vero. In ogni caso, continuerai a cercare i miei mercenari». Il cavaliere esitò. «Maestà, se sarai morto, tu vendicherai la mia morte e metterai mia figlia sul trono di spade. Oppure morirai nel tentativo». Sir Justin mise una mano sull'elsa della sua spada. «Sul mio onore di cavaliere, hai la mia parola». 2. L'invito a riferire a Melisandre il contenuto della lettera. Secondo alcuni, la presunta vanteria di Ramsay, che inviterebbe Jon a riferire le informazioni contenute nella lettera alla puttana rossa, nasconderebbe in realtà un'allusione di Stannis a Melisandre, affinché guardi nelle fiamme, veda quale sia la reale situazione e faccia pressione a sua volta su Jon perché scenda al sud. La questione Rick, che è in realtà quello che si è già detto, ossia l'autore della lettera rosa dice «I want my bride back and I want my Rick». «Voglio mia moglie indietro, voglio il mio Rick». Che sono le stesse parole che Theon stesso dice. Lord Ramsay non sarà molto indietro rispetto a loro, vuole sua moglie indietro, vuole il suo Rick. Non è irragionevole il fatto che Stannis si sia informato riguardo a queste parole di Theon, anche al di fuori del POV del capitolo, e non soltanto attraverso Theon, ma anche attraverso la sorella Asha, o anche altri personaggi, in quanto Theon ha avuto tempo di raccontare velocemente, in modo confusionario, a Asha tutto quello che gli è successo quando si trovava a Grande Inverno con Ramsay. La questione è poi Mans Raider. L'autore della lettera rosa dimostra di sapere non soltanto quale sia stato il vero destino di Mans Raider, ma anche che il re oltre la barriera stava agendo a Grande Inverno in accordo con Stannis, Melisandre e Jon. Ora, un punto molto discusso fra i fan, in realtà, è se Stannis sappia o meno che Mans Raider è vivo ed è stato mandato a Grande Inverno. Chi ipotizza che Stannis abbia scritto la lettera rossa sostiene che il re sia a conoscenza di questa operazione di spionaggio e infiltrazione, e Stannis ipotizzerebbe quindi il destino di Mans Raider sulla base di quanto gli è stato riferito da Theon, da Asha o da altri. Sappiamo infatti che durante la fuga alcune delle mogli di Lancia che avevano accompagnato Mans sono sicuramente state uccise. E non è difficile immaginare che un simile destino sia stato riservato anche alle altre e a Mans stesso. E Stannis non farebbe che immaginare una morte lenta alla Bolton, diciamo, non molto precisa, una... scuoiamento, però comunque una morte per tortura. Punto 5, l'ultimo, una serie di argomenti contro la tesi per cui l'autore della lettera rosa sarebbe effettivamente Ramsay Bolton, che sono quelli che abbiamo già visto. Quindi non ci sono i brandelli di pelle umana, la cera lacca non ha il sigillo, non viene descritta la grafia di Ramsay e via dicendo. Viste le argomentazioni a favore, passiamo a quelle contrarie. La prima è la mancanza di corvi, che è la controargomentazione più importante, più grave. Apparentemente Stannis non ha con sé alcun corvo che possa volare verso il Castello Nero. Gli unici due corvi a sua disposizione, infatti, sembrano essere quelli di Maestro Tybald, addestrati a volare verso Forte Terrore e o Grande Inverno.
Il funzionamento dei corvi ci viene spiegato approfonditamente per la prima volta proprio nel capitolo inedito di Tion. In breve, ogni castello ha a disposizione uno stormo di corvi proprio, ciascuno dei quali è istruito per volare in una direzione e quella direzione soltanto. A meno che Stannis non abbia con sé altri corvi, non lo possiamo sapere, e almeno uno di questi deve essere ammaestrato per volare verso il Castello Nero, ogni comunicazione con Jon sarebbe impossibile. Vediamo cosa fa dire Martin appunto a maestro Tybald. Il corvo di ogni maestro vola in un luogo soltanto, corretto? Il maestro si asciugò il sudore dalla fronte con la manica. Non proprio, vostra maestà. Per la maggior parte è così. Ad alcuni si può insegnare a volare fra due castelli. Uccelli di questo tipo sono grandemente ambiti. Di quando in quando, raramente, troviamo un corvo che riesce a imparare i nomi di 3, 4, 5 castelli e volare verso ciascuno di quelli a comando. Uccelli intelligenti come questi capitano una volta in centinaia di anni. Stannis fece cenno ai volatili neri nelle gabbie. Questi due non sono così intelligenti, immagino. No, vostra maestà, magari lo fossero. Dimmi allora, dove è stato insegnato loro ad andare? Maestro Tybald non rispose. Theon Greyjoy scalciò debolmente e rise in maniera sommessa. Beccato. Rispondimi, se lasciassimo andare questi uccelli, ritornerebbero a forte terrore? Il re fece un passo avanti. Oppure volerebbero a grande inverno? 2. Ingannare non è da Stannis. Questa controargomentazione è interessante, piuttosto interessante, perché permetterebbe di approfondire la figura di Stannis. Dal momento che però questo non è l'argomento principale del video, mi limito a pochissime parole. Secondo alcuni fan, Stannis non potrebbe aver scritto la lettera rosa perché l'inganno non è un'arma a cui è solito ricorrere Stannis. Se è vero che Stannis tende ad affrontare le situazioni di petto, questo non significa che il suo comportamento sia motivato dal senso dell'onore. Questo assolutamente no. Stannis sa bene che l'onore è un lusso per pochi, l'ho definito così, che può costare caro anche la vita a chi, come Ned Stark, non sa rinunciarvi al momento giusto. Ciò che muove Stannis è piuttosto un incrollabile senso del dovere nei confronti di ciò che è giusto, che nella visione di Stannis corrisponde puntualmente a ciò che è previsto dalla legge e dalla legge soltanto. In vista di questo bene superiore, Stannis non si fa remore nel compiere i sacrifici necessari, anche i più terribili. È quindi una semplice questione di pragmatismo quella che spinge Stannis a preferire altre vie più dirette e per questo anche più spregiudicate rispetto all'intrigo. Per fare giusto un paio di esempi, basta pensare a come Stannis chieda ripetutamente a Jon di abbandonare i suoi giuramenti da guardiano della notte, oppure a come impone a maestro Tybald di rompere il silenzio previsto dai suoi voti di maestro della cittadella, che contrasta anche con quelle parole di rispetto di cui si diceva prima. Anche qui, giustamente, solo un accenno a quello che al suo dialogo con Jon. Stannis chiede a Jon di inginocchiarsi, di lasciar perdere i propri voti come guardiano della notte, e Jon pensa: quante volte me lo farà ripetere? E risponde: la mia spada è consacrata ai guardiani della notte. Lo sguardo di Stannis era disgustato. Tuo padre era un uomo altrettanto testardo. Onore lo chiamava. Che dire, l'onore ha un suo prezzo e Lord Eddard lo ha preso a sue spese. 3. E questa è fondamentale e varrà poi anche per Asha, Stannis, così come qualsiasi altro personaggio, non può conoscere la reazione di Jon nel leggere la lettera. È una controargomentazione che viene spesso dimenticata, ma che nella mia visione è fondamentale. Stannis non conosce così a fondo la psicologia di Jon da avere la certezza di poterlo spingere a disertare i Guardiani della Notte con una semplice lettera. Anzi, Stannis ha dimostrato più volte di non conoscere la psicologia di Jon, chiedendogli a muso duro di venire meno ai propri voti in cambio della legittimazione e dei titoli di Lord di Grande Inverno e Protettore del Nord. Per concludere su Stannis una teoria minore. A quella principale se ne affianca infatti un'altra che è stata proposta da Master Roosman su Reddit nel 2015. Secondo l'autore, Stannis avrebbe inviato ai Bolton una lettera di depistaggio utilizzando uno dei due corvi rimasti al Crofters Village. Questa teoria si basa sul fatto che quella principale, come abbiamo visto, non ha solide basi.
In particolare, la teoria di Master Roosman si sviluppa dalla controargomentazione riguardante i corvi. I due che Stannis ha con sé sono addestrati a viaggiare verso Forte Terrore oppure molto più probabilmente verso Grande Inverno. Come il terzo corvo che è stato rilasciato in precedenze che ha portato a Roose Bolton la lettera con la mappa per trovare Stannis al Crofter's Village. Se questo rende impossibile per Stannis inviare la lettera rosa alla barriera, appunto gli permetterebbe di inviare delle lettere a Grande Inverno. Quando fa incarcerare Maestro Tybald, Stannis ordina ai suoi uomini di lasciare i due corvi nella stanza. Portatelo via di qui, comandò, lasciate qui i corvi. Come se stesse pensando di utilizzarli in qualche modo. Nella lettera Stannis farebbe credere ai Bolton che tutto sia andato secondo i piani, che lui e il suo esercito siano stati spazzati via. E i Bolton abbasserebbero quindi la guardia. E Ramsay, che non si sarebbe mai mosso da Grande Inverno, come invece sospettava Theon, si permetterebbe di inviare la lettera rosa alla barriera, per vantarsi con Jon Snow e pretendere da lui tutta una serie di ostaggi politici. Anche questa teoria però ha le sue debolezze. Anzitutto l'autore dà per scontato il fatto che Stannis ordini di lasciare i corvi nella torre per poterli utilizzare, quando potrebbe aver voluto invece impedire ad altri di utilizzarli. Infatti, in questo momento i Karsark non sono ancora stati imprigionati. Insomma, l'autore considera come una forte probabilità quella che invece, a mio parere, è una semplice possibilità. Secondariamente, la teoria presuppone che Stannis sia assolutamente certo di vincere la battaglia imminente, mentre è piuttosto evidente, ve lo facevo notare prima, come Stannis, per quanto sia sicuro della propria strategia, anche in fondo al capitolo, dimostra nel suo dialogo con Tion di essere sicuro della strategia che ha in mente, non è sicuro di ottenere una vittoria e non lo dà per scontato. Perché il depistaggio funzioni, inoltre Stannis dovrebbe essere assolutamente certo di ottenere una vittoria schiacciante, tale da non permettere al nemico né di ritirarsi né di fuggire, altrimenti si scoprirebbe la verità. Certo, se la Night Lamp Theory fosse vera, per i Frey non ci sarebbe scampo, questo lo sappiamo, negherebbero tutti, ma si tratta di una pura supposizione. Infine, non è molto chiaro quale sarebbe lo scopo finale di Stannis. L'autore ipotizza che i Manderly possano rientrare nel castello, portando Lightbringer come trofeo per Roose Bolton, per Ramsay Bolton, per poi aprire le porte dall'interno, ma ammette anche che si tratta di una pura speculazione. Ed in effetti la sua proposta mi sembra sinceramente debole, perché i Bolton, per quanto possano abbassare la guardia, e io, Roose che abbassa la guardia, non ce lo vedo, si accorgerebbero immediatamente che mancano i Frey e i Karstark. Passiamo quindi ad Asha, altra possibile autrice della lettera rosa. Anche qui un breve recap. Al momento la figlia di Balon Greyjoy si trova con Stannis in una condizione fra la prigionia di guerra e la prigionia politica. Stannis mal tollera la personalità e la figura di Asha, ma ne sopporta la presenza per l'evidente importanza politica e propagandistica che ricopre nei confronti del Nord. È evidente come il re non abbia la minima intenzione di dare ascolto ai propri uomini, in particolare i Queensmen, che chiedono che Asha sia sacrificata al Rallor. È troppo importante, almeno per il momento. Questo non significa però che la sua sicurezza sia garantita, in particolare con personaggi come Clayton Suggs nei paraggi, qui invito a rileggere terribili dialoghi nel capitolo The Sacrifice. Ma veniamo alla teoria, che questa è piuttosto semplice e lineare, nella forma che è presentata su Westeros.org dall'utente Slayer of Lies. Che tra l'altro posso dire, esatto, un nome... Una garanzia. Una garanzia. Allora, la motivazione principale che muoverebbe Asha a scrivere la lettera sarebbe rappresentata dalla precarietà e dalla potenziale pericolosità della situazione che vi ho appena presentato. Asha avrebbe spinto Jon Snow ad intromettersi in prima persona nello scontro per Grande Inverno per due motivi. Uno, perché i numeri dell'esercito di Stannis aumentino in maniera considerevole. Sì, ma non c'è tutto questo bisogno, almeno non per la Battle of Ice. Due, perché Jon intervenga in sua difesa qualora le cose si mettano per il peggio. Nella speranza di Asha, ovviamente, Jon dovrebbe garantire la sicurezza e l'incolumità non soltanto di Asha stessa, ma anche quella dei suoi uomini, come Carlo la Fanciulla e Tristopher Botley, ma anche di Theon.
Il destino di Tion, infatti, parrebbe segnato. Nel solito capitolo inedito di The Winds of Winter, Stannis dice chiaramente come sia sua intenzione giustiziarlo. Sono dispiaciuto per tua madre, ma io non risparmio la vita dei traditori, soprattutto non la vita di questo traditore. Ha assassinato due figli di Eddard Stark. Ogni uomo del nord al mio servizio mi abbandonerebbe se gli mostrassi pietà. Tuo fratello deve morire. A questo punto l'autore della teoria dedica tutte le ragioni possibili, cioè si dedica ad esplorare tutte le ragioni possibili che porterebbero Ash a cercare di salvare la vita al fratello, in parte altruistiche, come il semplice fatto che suo fratello e la pietà nei confronti della madre, che è già stata distrutta dalla morte dei figli maschi, in parte egoistiche, come la volontà di dichiarare illegale il Kingsmoot di Vecchia Wicca a causa dell'assenza di Theon, che era un possibile, un legittimo, anzi, candidato alla corona delle Isole di Ferro. In nome di queste motivazioni, l'autore della teoria è anche disposto a passare sopra al, chiamiamolo desiderio, non avevo un termine migliore, ma poi adesso leggeremo il dialogo, di Asha, che l'esecuzione di Theon avvenga in fretta e per spada, non per fuoco. A suo dire, si tratterebbe di un bluff, di una giocata del tutto per tutto per prendere tempo. Ma vale poi il discorso fatto prima per Stannis. Asha ha conoscenza di tutte le informazioni contenute nella lettera rosa, grazie al racconto confuso, questo va ripetuto però, che Tion le ha fatto durante il loro breve racconto, durante il loro breve incontro nella neve. Andrebbe preferita quindi a Stannis per quello che ho chiamato un principio di economia. Perché supporre che ad inviare la lettera sia stato Stannis, che avrebbe dovuto ottenere le informazioni da Ash o da altri, quando si può semplicemente ipotizzare che sia stata Ash stessa l'autrice della lettera? Perché no? Ed vediamolo perché no. Uno, Ash, dopo il dialogo con Stannis almeno, non sta cercando di salvare la vita a Tion, ma piuttosto di risparmiargli ulteriori sofferenze. Vi leggo qui il dialogo. Il bravosiano, cioè Tycon Estoris, ha riscattato i miei uomini da Lady Glover. Sarebbe infelice di pagare un riscatto per mio fratello. Non basterebbe neppure tutto l'oro delle vostre isole di ferro. Le mani di tuo fratello sono impregnate di sangue. Farring spinge perché lo consegni a Rallor. Salto, un pezzetto. Tion è l'ultimo figlio maschio di mia madre. Quando i suoi fratelli sono morti, la cosa l'ha devastata. La sua morte distruggerebbe quel poco che è rimasto di lei, ma non sono qui per implorarti di risparmiargli la vita. Saggio da parte tua, a questo punto quella frase che abbiamo già letto, sono dispiaciuto per tua madre, eccetera, eccetera, tuo fratello deve morire. Allora porta a termine tu stesso quel che deve essere fatto, maestà. Il geno nella voce di Asha fece tremare Tion nelle sue catene. Portalo fuori, al di là del lago, sull'isoletta dove cresce l'albero diga, e tagliagli la testa con quella spada magica che porti. È come Eddard Stark avrebbe fatto. Tion ha assassinato i figli di Lord Eddard. Consegnalo allora agli dei di Lord Eddard, agli antichi dei del Nord. Consegnalo all'albero. Mi sembra piuttosto evidente come Asha, di fronte al rifiuto chiaro e tondo di Stannis di risparmiare la vita a Tion, non intenda prolungare oltre la sua agonia. Nel suo ultimo capitolo, The Sacrifice, ha visto quale morte orribile lo aspetterebbe qualora Stannis acconsentisse alle richieste dei Queensmen. Per Asha, io direi per chiunque, è più indolore, rapido e dignitoso un colpo di spada rispetto a un lento soffocamento accompagnato da terribili ustioni. Due, Asha è una prigioniera politica di guerra. Cioè, per quanto venga trattata con rispetto da alcuni degli uomini al seguito di Stannis, vuoi per il lignaggio, vuoi anche e soprattutto per interesse, perché è l'erede di Pyke, Asha rimane una prigioniera. Questo significa che i suoi movimenti sono fortemente limitati e se cercasse di inviare una lettera verrebbe immediatamente fermato, comunque Stannis verrebbe immediatamente a saperlo. 3. Jon non ha motivi per difendere Asha, Tion o gli altri uomini di ferro. Ammetto qui, non ho una conoscenza approfondita del rapporto Tion, John, quindi lascio poi ad altri, non faccio nomi, ad altri. Però personalmente non capisco perché John dovrebbe intervenire in difesa di Tion. A Grande Inverno i due non erano mai stati in buoni rapporti. Tion ha tradito Robb e ha conquistato Grande Inverno. Per quello che sa John, Tion è colpevole della morte di Bran, Rickon, Roderick Castiel
e tutti gli altri presenti a Grande Inverno, senza dimenticare appunto il saccheggio. Anche qualora fosse informato della verità e ravvisasse il pentimento di Tion, non so sinceramente quanto cambierebbe la sua posizione nei suoi confronti. Punto 4, che è quello che ho già detto per Stannis, Asha non può conoscere la reazione di Jon, ancor meno di quanto la potrebbe conoscere Stannis, perché ha solo idea di chi sia per sentito dire. Quindi, per concludere, Asha ha le conoscenze, ma non ha né le motivazioni né soprattutto le possibilità di inviare la lettera rosa. E per questo deve essere assolutamente esclusa come possibile autrice. Qualcuno ha anche pensato che la lettera rosa l'abbia potuta scrivere Oemen Manderly. Allora, vi annuncio già da ora che l'ipotesi è un po' strampalata ed è molto simile a quella di Asha per alcune cose che diceva Filippo. E questa parte dello script si potrebbe benissimo chiamare perché Wyman non ha scritto la lettera rosa. Ma andiamo con ordine. Allora, la situazione che c'è è che Wyman Manderly è all'interno del castello di Winterfell con una serie di nobili del nord, dopo le nozze di Arya Stark e Ramsay Bolton. Ma le cose sono abbastanza tese. Stanno sparendo un po' di Frey. Tre già sono spariti ed erano a seguito di Lord Manderly. Ora è stato ucciso anche Little Walder. E la cosa non è sottovalutabile, anche perché Little Walder stava andando dagli uomini Manderly quando è stato ucciso. La cosa viene detta è Bolton. E ciò è già accaduto dopo la sparizione di Ted Frey, che erano con i Manderly, e ciò acuisce i sospetti dei Bolton intorno a Lord Manderly stesso. Anche perché la ragione Lord Manderly in verità avrebbe il movente, cioè evitare un altro matrimonio tra una sua nipote e Little Walder in futuro, cosa che tra l'altro era stata prevista. Dopodiché sappiamo che l'ipotesi più probabile è che sia stato Big Walder, sia per una cosa di successione, sia per una questione di successione alle gemelle, su cui i due ragazzi sono particolarmente fissati, sia per la gelosia nei confronti di Little Walder con cui Ramsay aveva un buon rapporto. A riprova di ciò c'è tutta la questione del sangue ancora caldo di Big Walder che si è seccato invece sul corpo del Little Walder che era fuori, soprattutto il fatto che sappiamo che le mogli di Lancia di Mace non c'entrano niente con questa questione, per la stessa missione tra l'altro, anche se nessuno le crede, come abbiamo avuto modo di dire. Altro punto che potrebbe portare a pensare che i Manderly sanno tutte le informazioni presenti nella lettera. I Manderly si sono resi conto che Abel non è chi vuole far credere, veramente inizia il team foil qua, ve lo dico. Allora, vorrebbe chi vuole far credere davvero è che le sue mogli di lancia sono tra l'altro abbastanza riconoscibili nelle cucine, per il loro aspetto austero, molto da popolo libero, e per i loro tratti caratteriali, che pur essendo dei primi uomini tradiscono comportamenti non a sud della barriera. Allora, questa cosa in verità... Allora, c'è tutta una parte molto paranoica di Tion, in cui lui riflette sul fatto che questa cosa verrà fuori, eccetera, e effettivamente pensa e dice si vede che sono dell'estremo nord, non sono del popolo, non parlano con tutti, si stanno comportando in modo strano. Però è Tion veramente che ha una paranoia in quel momento. Questa cosa è stata presa come ipotesi, per cui Manderly potrebbero riconoscerle. Vabbè, questo giustificherebbe i riferimenti al fassore all'interno della lettera, cioè il fatto che effettivamente Manderly si è accorto di chi è Abel. Inoltre, la conferma sull'identità di Abel e delle mogli Lancia potrebbe essere venuta, vi prego, non prendete per pazzo, da Other Amber, che è molto a contatto con Manderly, con cui avrebbe dovuto provvedere già a costruire una flotta sotto il giovane lupo e con cui ora avrebbe per questo un rapporto abbastanza stretto, a tal punto da potergli chiedere se Abel e le donne possono effettivamente appartenere al popolo libero. Voi non lo sapete, ma in questo momento ho il quadrino piccolo e c'ho la faccia di Beatrice mentre leggo questa cosa. Inoltre, è effettivamente facile che Other Amber possa riconoscere i Bruti, poiché le terre di Amber sono a ridosso del dono e sono esposte ai Bruti, per cui questa probabilmente è l'unica cosa che potrebbe avere senso. Inoltre, c'è un passaggio particolare nel libro, sempre nei capitoli di Tio, in cui sembra che ci sia una fitta rete di personaggi che parlano con Mander tra di loro, tra cui
Arvun South, Roger Riswell e una serie di lordi minori al servizio di Lady Dustin che non sembrano proprio avere una simpatia per Ramsay. Quindi, insomma, all'interno di Winterfell ci sarebbe tutto un fronte di lord del nord che, pur dovendo stare alla parte dei Bolton, secondo questa teoria, non amano particolarmente Ramsay. La scoperta dell'acqua calda. Ora, ultima parte che farebbe capire che Lord Marnerly ha più informazioni di quante pensiamo e che effettivamente è l'uomo capace di poter scrivere questa, cioè le informazioni necessarie a scrivere questa lettera, perché tutta la teoria si basa sul fatto che Manderly potrebbe sapere abbastanza cose da scrivere questa lettera, è dovuta al fatto che il modo in cui utilizza Abel e le canzoni che gli fa cantare, che non sono per niente casuali. Allora, ne scegli tre. Wyman chiede al bardo di raccontare la storia di Brave Dan Flint, la storia di una ragazza che si è travestita da uomo per unirsi a Nightwatch. Wyman è già stato a Grande Inverno, probabilmente ha visto Arya e dopo aver visto Jane Paul spacciarsi per Arya ha capito cosa stava accadendo. La canzone deve essere un riferimento a questo, ma il finale in cui Danny viene uccisa può far riferimento anche al pericolo di essere scoperti e riconosciuti e quindi essere un riferimento allo stesso Abel che si è introdotto sotto copertura. Richiedendo Danny Flint il coraggioso, sta quindi battendo in faccia a Ramsay, che sa che la moglie di Ramsay non è Arya, ma come lo sa lui, potrebbero saperlo tutti nella stanza. Quindi, ipotesi, insomma, nel senso nessuno crede davvero che quella è Arya. Partiamo da questo presupposto, probabilmente neanche i Bolton, anzi soprattutto i Bolton. Allora, Wyman chiede anche The Night That End. Questa canzone parla di The Battle of Dab, cioè la battaglia dove i Nightwatch arrivano per sconfiggere gli estranei. Wyman dice che a Jane piacerà questa canzone in particolare. Richiedendo questa canzone e gridando che la falsa Arya apprezzerà la canzone, sta dicendo che sa che i Nightwatch arriveranno secondo questa teoria. Quindi avrebbe mandato effettivamente già la lettera a questa altezza temporale e sa che Jon sta scendendo, per cui chiede una canzone sulla battaglia dell'alba. Guidare da Jon appunto per sconfiggere i Bolton e salvare Jane credendo l'aria. Allora, questa cosa qui può essere legata al fatto che lui ha scritto la pink letter già a questa altezza, come dicevo, e quindi Jon sta per scendere. Ma oppure può semplicemente essere il fatto che lui sta azzardando un'ipotesi perché sa che Jon non lascerebbe mai la sorella nelle mani dei Bolton. Il fatto che ci sono dei lord del nord che non sono schierati con i Bolton, non sono in quella stanza e stanno aspettando il momento adatto per andarsi a riprendere la figlia di Ned Stark. L'ultima canzone che Wyman chiede è Dratcook. Questa storia parla ovviamente dei Nightwatch che hanno violato il diritto dell'ospite cuocendo un principe in una torta e servendo al re. Wyman tra l'altro è incredibilmente ubriaco quando la chiede e viene trascinato per questo fuori dalla sala. Qui si sta tirando ovviamente davvero la zappa sui piedi e sta schernendo in Bolton. L'inizio principale sarebbe, ovviamente, è Bolton e Frey, e l'inizio principale sarebbe quello che, cioè, l'inizio principale sarebbe il fatto che lui stesso ha cucinato tre Frey. Tra tutte queste tre ipotesi, in verità, quella che convincerebbe di più sarebbe la colonna su cui si poggia la teoria sarebbe che The Night That End fa esplicito riferimento alla calata di Jon con i guardiani e per sapere che ciò sta avvenendo dovrebbe essere almeno a conoscenza che c'è questa lettera che è andata da Jon. Inoltre sembra che il testo della lettera per i sostenitori di questa teoria sia troppo out of context per Ramsay, che invece è un freddo omicidia, pazzo di testa ma molto freddo e mai così provocatorio, cioè che sarebbe effettivamente troppo per Ramsay scrivere una lettera. No, vabbè, andiamo avanti. Ciò proverebbe che la lettera è stata scritta da qualcuno che ha effettivamente calcolato una serie di ipotesi e che è con Ramsay, ma che non lo conosce così bene da poterne imitare pienamente lo stile. Inoltre, come già si è detto, manca sia il sigillo sia il pezzo di pelle a cose a cui Manderly sicuramente non avrebbero accesso. Questa lascio veramente per la discussione. Perché quello che mi ha sorpreso di questa cosa che ho letto su Reddit è che effettivamente possiamo anche presupporre che Manderly abbia le ipotesi
abbia tutte cioè abbia tutte le carte per poter aver scritto e abbia tutte le informazioni. E tra l'altro già è più improbabile di Mainz, ma il problema è un altro. Uno, dovremmo sballare completamente la cronologia della lettera. Cioè, il corvo avrebbe vagato intorno al Grande Inverno per un mese prima di arrivare al Castello Nero. Ma soprattutto, Manderly ha già Rickon. Perché dovrebbe richiamare Jon? Cioè, il senso quale sarebbe? Aiutare Stannis e quindi metà collaborare? E quindi, cioè, per poi trovarsi un altro Stark, tra l'altro un mezzo Stark, mentre se ne sta procurando un altro con Davos, non ha molto... Cioè, io non veramente... Ci sono alcune cose che posso... Io, cioè, mi piacerebbe pensare che ci sia un piano più organizzato, ma ci sono dei momenti di follia in questa roba, veramente, che... Cioè, io avevo due teorie e non credo... Veramente lo dico, non credo a nessuna delle due. Molto semplicemente. Vabbè, ma il corvo gira per un po' perché le piste di atterraggio erano tutte occupate. Ah, vero. Cioè, scusate, c'era questa opzione che non avevamo, certo. Scusate, non... siamo troppo bassi, cioè non riusciamo a capire queste cose troppo queste veste di concerto. Mamma mia. Non so se l'avete capito, cioè nel senso che qua veramente ci sarebbero tutti i lord che sanno chi è Abel e che tra di loro hanno detto, senti quello, ma la cuoca non parla troppo, tra l'altro, secondo tra voi l'altro. Viene da oltre la barriera. Cioè, lo sanno tutti chi è e nessuno fa niente, no, cioè certo. È il re bruto... loro nemico. Ah no, va bene, allora lasciamolo là. Va sì. Bene, ok. Cioè, non so se vi rendete, io veramente mi vergogno di quello che sto dicendo stasera. Ma l'altra cosa è, ok, abbiamo capito che praticamente quasi tutti sanno che quella non è Aria. E vabbè, cioè, non è che fanno niente molti, rimangono là e basta. Dico, non è Aria, quindi Aria è al sicuro, quindi quella ragazza può morire. Non gliene frega niente. Perché dovrebbero salvarla? Che è una cosa molto triste già per i fatti suoi, ma questo è un altro discorso. Allora, noi in tutto questo non abbiamo ancora parlato di Ramsay, tipo il candidato numero uno. No, va bene così. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo effettivamente da un commento nel master post di Bean & Fish, fatto da Decapod 2005, che scrive: sistemerei le possibili teorie in tre opzioni. L'autore della lettera rosa è Ramsay e tutto ciò che contiene è vero. L'autore della lettera rosa è Ramsay e praticamente tutto ciò che è scritto è una bugia. L'autore è qualcun altro. Allora, ci sono alcuni problemi con la prima possibilità. Prima cosa, trovo difficile immaginare che Ramsay vinca la battaglia del ghiaccio e non abbia Theon e Jaime. Sono nel mezzo del nulla durante l'inverno. Quanto è probabile che uno storpio e una ragazza traumatizzata possano scappare da Ramsay Bolton? Ma il più grande colpo a sfavore sono probabilmente le ragioni legate alla drammaturgia, come lo chiama lui, cioè risolvere l'ennesimo conflitto tra Ramsay e Stannis in questo modo sarebbe piuttosto patetico e non credo sia lo stile di Martin. La terza opzione è possibile, ma non c'è davvero nulla di lontanamente convincente riguardo alle motivazioni dello scrittore, cioè l'abbiamo già letto, niente convincente riguardo Stannis, Sasha, forse c'è Mance qualcosa che potrebbe convincere, però ok. Quindi forse è successo, ma in questo caso Martin ci avrebbe dato quasi zero foreshadowing. Penso che questo sia improbabile comunque. Lo scenario più probabile è la possibilità 2, cioè Ramsay è scritto, ma sta mentendo sul fatto di avere già sconfitto Ramsay, di avere già sconfitto Stannis. Ha scritto dopo aver saputo del complotto di Jon Snow per liberare Arya. Penso che questa azione si adatterebbe abbastanza bene a quello che sappiamo di Ramsay come personaggio. Non è una mossa intelligente e calcolata da parte sua, è più una reazione di impulso di uno psicopatico per avere qualcosa che era suo e gli è stato portato via. In realtà è politicamente poco saggio, anche perché il peggiore dei casi dovrebbe aspettarsi che Jon conduca il suo esercito al Grande Inverno. Ma Ramsay non la pensa così. Invece, vede questo come un conflitto personale tra Jon e se stesso, e ha scritto lettera per intimidire Jon e metterlo a disagio. Questo spiega anche perché menziona così tanto Mance Rayder nella lettera, dato che è stato determinante nel piano di rapimento di Jaime, e questo è ciò a cui Ramsay tiene di più. Jaime o Arya, meglio Arya. Tutte cose politicamente importanti, come assicurarsi l'erede di Stannis, Shireen, e poi solo ovviamente un ripensamento per lui. Cioè nel senso, questa lettera l'ha scritta effettivamente Ramsay perché ci sono una serie di cose che lui vuole e che gli servono anche politicamente per annullare sia la pretesa di Jon per quanto riguarda Arya, quindi dici ok, riportami la mia sposa, anche perché non vuol farla riconoscere, e poi soprattutto se ha sconfitto Stannis, gli servono la sua erede e la sua moglie per
far finire definitivamente la minaccia a Stannis e chiudere il capitolo. Andiamo però a vedere perché proprio Ramsay, riportando le informazioni del post migliore che io abbia mai letto e trovato in circolazione. Quindi perché Ramsay? La risposta... Anche perché il mercato è basso, scusa. Esatto, dico, perché Ramsay? Perché la risposta migliore è anche la più semplice. È stato scritto su Reddit circa 5 anni fa da Life of P, link in descrizione. Allora, anche ora un paio di anni fa si è stato fatto un sondaggio su Arcure, A Song of Ice and Fire, su una torre della Rete della Rosa. Quindi su 426 voti sono stati 206 a favore di Mans Raider e 169 a favore di Ramsay Bolton. Il resto non ve lo dico, c'è stato uno che ha detto che è stato anche Strong Belwas. Oppure, uno, penso, due persone abbiano votato anche per Jon Snow, che si è autoinviato la lettera. Ma questo è un'altra cosa. Allora, da qui nasce il post a favore di Ramsay, che ci riporta anche in parte le teorie su Mans. Perché? Perché molto spesso le teorie su Mans si concentrano sugli errori e le mancanze di Ramsay. Sull'argomentazione questo non avrebbe potuto saperlo, slash è stupido, quindi Mans. E fa un ottimo lavoro di tra argomentazioni e controargomentazioni che qua vi riporto, riassumo, perché di Mans ovviamente ne abbiamo già parlato in abbondanza. Allora, motivi per Mans, quindi screditare le pretese di Stannis come vero re, screditare la sottomissione dei Bruti, creare il caos al Castello Nero facendo incazzare Jon e facendogli fare qualcosa di stupido, quindi riunire i Bruti per marciare su Grande Inverno, far marciare Jon e i guardiani della notte su Grande Inverno e sui Bolton. Il messaggio in codice è un messaggio in codice per Tormund o Melisandre o inserire persona, per inserire strategie, trama, eccetera, eccetera, qui. Allora, le prove sono lingua e dettagli della lettera. Mans ha mostrato un atteggiamento coerente nei confronti di Stannis che ben si adatta al falso re, perché l'ha insultato sempre. Poi dice, Mans, come Rattleshirt, ha chiamato Jon bastardo, una parola ripetuta 4 volte nella lettera, anche chiamato Melisandre strega rossa, Red Witch. 3. Mans ha parlato con Theon, quindi rivoglio alla mia sposa, rivoglio il mio Rick, sarebbero molto probabilmente frasi familiari. Corvinari è una frase usata esclusivamente dai Bruti nei libri, tranne una volta da Jon, ma sta rispondendo sarcasticamente a un Bruto, quindi ha senso. 5. Regina del falso re. Sua figlia e la strega rossa, più principessa e principe dei Bruti, sono tutte persone conosciute da Mans. Vabbè, diciamo, ok. Mans è presente quando Jon riceve una lettera precedente da Ramsay, il che gli permette di vedere la cerelacca rosa e forse la scrittura di Ramsay, mentre vaga per Grande Inverno potrebbe aver anche raccolto questi dettagli. Mans conosce bene Grande Inverno, quindi saprebbe dove trovare gli oggetti. Mans sa leggere e scrivere. Ebel, infatti, è la gramma di Bel, quindi è un ottimo candidato. Inoltre conosce bene i miti e le storie del Nord, tanto da poterci giocare su e potenzialmente scrivere un messaggio in codice. Qua una serie di punti interrogativi, perché io questa cosa del messaggio in codice non l'ho mai capita. Sei l'unica. Va bene, allora dice... Poi parliamo. Allora dice, il motivo 1 è valido, quindi screditare le pretese di Stannis come re. La lettera scredita chiaramente Stannis come vero re. Questo porta ai motivi 3, 4 e 5, che sono creare caos, riunire Bruti e far marciare Jon. Posso vedere Mans... avere tutti questi motivi, ma il problema è che non può sapere come Jon avrebbe reagito alla lettera, e questo riporta tutte quelle motivazioni, tutte quelle cose che aveva detto Filippo. Nessuno conosce la reazione di Jon. Tutti i motivi di Mans dipendono dalla reazione di Jon, e Mans ci ha mostrato ovviamente di essere una persona intelligente e calcolatrice. Andrebbe bene per lui scommettere sulla reazione di Jon se fosse una situazione bianco e nero, ma non lo è. Jon potrebbe fare esattamente ciò che la lettera richiede, ergo potrebbe far marciare i guardiani su Grande Inverno, o potrebbe semplicemente non far nulla, e ci sono anche altre possibilità. Ognuna di queste opzioni ha anche vari esiti. Come reagirebbero i guardiani? E i restanti uomini fedeli a Stannis o ai Bruti? Parlando dei Bruti, come farebbe Mans a sapere cosa è successo alla barriera? Potrebbe aver ricevuto qualche vaga informazione, ma sicuramente non abbastanza per fare una buona ipotesi su come la lettera li influenzerà. Si potrebbe dire che ne sa abbastanza per correre il rischio e il rischio che il risultato desiderato si verifichi. Il che andrebbe bene se non avesse nulla da perdere, ma non è questo il caso. Ha una famiglia sua alla barriera e dubito che voglia mettere in pericolo la posizione dei Bruti e rischiare che vengano uccisi o mandati via, cosa che potrebbe benissimo essere la realtà nei prossimi libri. Potrei continuare, ma penso che avete capito il punto di vista. La guerra psicologica che dovete accettare che Mans stia combattendo se si è scritto la lettera ha semplicemente troppi esiti possibili, quindi Mans scrive la lettera, però ci sono una serie di esiti che non possono essere previsti e sarebbe troppo rischioso per lui tentare di farlo.
Non mi soffermo a lungo sul motivo 6, che sarebbe effettivamente il messaggio in codice, che non ha senso. Qui valgono le stesse ragioni di qui sopra. Se è un messaggio in codice, perché rischiare uno dei possibili esiti discussi sopra? Più specificatamente per quanto riguarda Tormund e Melisandre. Mans non sa dove sia Tormund. E se è destinato a Mel, dillo alla tua puttana rossa, perché mandarlo a Jon come lettera? È l'unica persona a cui è permesso ricevere lettere alla barriera? Mi sembra proprio di no. Perché non rivolgersi proprio alla regina Selyse o a Mel stessa? Se ha falsificato la lettera, perché non inviarla da Stannis, da qualsiasi altro lord del sud fedele a Stannis, di cui Jon e i guardiani non si preoccuperebbero, vero? Ancora più importante però, perché includere tutta quella roba per attaccare Jon? Cioè, questo potrebbe essere stato una parte del piano, ma ancora una volta, vi rimando al paragrafo precedente, quindi ci sono semplicemente troppi risultati, non si può prevedere il finale. Spesso andiamo a concentrarci troppo sulle parole specifiche, dice, quando si elaborano teorie, quindi vediamole insieme. Falso re. Potrebbe essere il primo momento, potrebbe in un primo momento sembrare qualcosa che si adatta sicuramente a Mans, ma ad un esame più approfondito si noterà che è una frase comune. Facendo una rapida ricerca, si dice che Stannis, Davos, Cersei, Melisandre, Wyman, Manderly, Maestro Yendo lo usano in The World of Ice and Fire, la stessa regina Rhaenyra lo usa secondo Maestro Gildan. Quindi hanno tutti usato la frase, ed è una frase piuttosto comune, quindi è qualcosa che la gente contro Stannis usa costantemente. Lo stesso vale per Bastardo, che è un insulto comune. Cioè, Ramsay ne è sicuramente consapevole, più avanti ne parleremo. E non è perché dice lui stesso era bastardo, quindi evita di usarla, anzi è una ragione in più per usarla. Esattamente, è quello che penso io ogni volta. Anche secondo me. Sì, anche sì. Per questo firma The True Blood. The esatto. True Born Lord of Winterfell. Perché ormai lui si è elevato. Esatto. Quindi è l'altro tema. Io stavo legittimato, dice invece tu sei rimasto un bastardo. Sì. E quindi... Allora, l'altra parola importante, Corvinari, leggermente diverso, Black Crow. È una frase comune, ma solo per i bruti. Sappiamo però che anche i meridionali, quelli del sud, chiamano i guardiani della notte corvi, soprattutto in Aria 4 e Clash of Kings, ma non lo fanno spesso. Perché? Perché è semplice, corvo è un termine spregiativo. La maggior parte delle persone a sud della barriera non ha bisogno di usarlo. Per la maggior parte i guardiani della notte sono guardati come un'istituzione orgogliosa, forse più realisticamente, ora sono guardati ovviamente con indifferenza. Pochi hanno bisogno di essere sprezzanti nei confronti dei guardiani, almeno non qualcuno che potrebbe parlare con i nostri POV. L'eccezione è Amory Lorch, che lo usa verso Yoren e le sue reclute come termine dispregiativo. Ergo, non è un termine solo bruto. Attenzione. L'altra cosa, rivoglio la mia sposa, voglio il mio Rick. Mace Raider potrebbe saperlo, ma lo sa anche Ramsay. Cioè dico, va bene, ok. Quello che Mance sa però è che Jon non ha idea di chi sia Rick. E se la lettera è un falso, penso che sia sicuro presumere che Theon sia o a Grande Inverno catturato o salvato da Stannis. Mance non avrebbe motivo di aspettarsi che Theon sia alla barriera. E se Theon non fosse alla barriera, Jon non saprebbe chi è Rick. Si tornerà ovviamente su questo punto un po' più avanti, però non si sa chi è Rick. Nessuno lo sa, tranne Rick, Ramsay e forse anche Stannis ora, appunto. Mas potrebbe usare regina del falso re, ma perché chiamare Val suo figlio principe e principessa? Non è nel suo stile. Suppongo ovviamente che sia concepibile che abbia pensato che sarebbe stato un vantaggio vantaggioso chiamarli così, anche se, boh, non si sa perché, ma penso che sia più ragionevole pensare che l'abbia scritto qualcuno a sud della barriera che non conosce effettivamente la royalty dei bruti, dato che una nozione di principe e principessa è molto spesso più radicata nella cultura del sud della barriera. Quindi per riassumere, il linguaggio non è niente di speciale e il contenuto delle lettere non è qualcosa che solo Mance potrebbe conoscere. In breve, tutti questi argomenti sono validi, ovviamente, ma hanno delle sono fallaci. Dalle conoscenze che abbiamo penso che possiamo tutti concordare che c'è una possibilità relativamente buona che Mance sia in grado di scrivere la lettera. Mance sembrava essere un bel po' nei guai alla fine del capitolo della fuga di Theon, ma per quanto ne sappiamo potrebbe essergli sfuggito per qualche problema. Quindi sì, c'è una possibilità, almeno che possa aver scritto la lettera. Questo però non prova nulla. Molti lord sarebbero stati in grado di scrivere le lettere e questo non prova che l'abbiano fatto. Perché Ramsay Bolton ha scritto la lettera rosa? Prima di entrare nel merito dei motivi, penso che sia importante avere un'idea ragionevole di ciò che Ramsay crede a riguardo del contenuto. Quindi per riassumere, crede
di aver vinto la battaglia contro Stannis, il che probabilmente non è del tutto vero. Che Theon e Arya siano fuggiti alla barriera, che Jon stia lavorando attivamente contro di lui, prendendo le parti di Stannis, nascondendo Arya, eccetera. Prima di tutto, la lettera afferma tutto quello elencato in precedenza, quindi a sostegno di ciò la lettera menziona specificatamente Ricche e Arya alla barriera, come spiegato prima. Ha senso che qualcuno creda che questo sia vero e scriva la lettera. Jon non saprebbe chi è Rick se non fosse alla barriera. Quindi perché Ramsay avrebbe detto che siano lì? Sappiamo che Rick e Arya sono scappati, tra virgolette, dall'accampamento di Stannis. Stannis li ha mandati via. Quindi per me sembra ragionevole che Ramsay creda di aver sconfitto Ramsay, ma che Rick e Arya non siano stati trovati perché è alla barriera. Insieme all'accampamento di Stannis, la barriera ovviamente sembrerebbe il posto più ragionevole per uno Stark in fuga. Quindi, nel contesto della lettera, ha senso che i punti 1 e 2, cioè aver vinto e credere che Theon e Arya siano la barriera, siano veri. Non credo di dover spiegare il 3, non è difficile capire perché Ramsay dovrebbe crederci, cioè che Jon stia lavorando attivamente contro di lui. Motivi e prove. Quindi perché Ramsay ha inviato la lettera? Prima di tutto per gongolare della sua vittoria su Stannis, che potrebbe essere una bugia, ma è comunque una vittoria di Pirro, e per il fatto che è stato legittimato e è ora il signore di Grande Inverno. Ramsay è un sadico, gli dà gioia a ferire e umiliare le persone. Sta cercando di ferire Jon con questa lettera. Non credo che abbia bisogno di molte ragioni per ferire Jon, ma in realtà ha delle buone ragioni per farlo. Prima di tutto Jon sta ai suoi occhi aiutando Stannis e quindi prendendo parte alla politica del regno. Sta prendendo parte e sta lavorando per il re che è contro Ramsay. La pretesa di Ramsay proviene da Lannister, tecnicamente Baratheon, ma avete capito il punto. Ed è solidificata dal suo matrimonio con Arya, il che porta al secondo motivo. Ramsay crede che Jon abbia Theon e Arya. Di primo acchito ha senso che gli voglia i suoi giocattoli. Cosa più importante però, Arya rafforza le sue pretese su Grande Inverno. Senza di lei ci sono meno ragioni per i signori del nord di rimanere fedeli ai Bolton. Potrebbe persino credere che Arya, con l'aiuto di Jon, possa davvero insorgere contro di lui. Questo se pensa che Jaime sia davvero Arya, il che è discutibile. Se sa che Arya è falsa, c'è un motivo in più per volerla indietro. Theon e Arya sarebbero in grado di dire a Jon com'è veramente Ramsay e sarebbero in grado di smascherare la frode, screditando sia i Bolton che i Lannister. Ramsay non sembra preoccuparsi troppo della sua immagine, ma probabilmente è una considerazione che ha fatto anche lui. Un altro motivo è quello di screditare Stannis e la sua pretesa al trono. Di nuovo, la pretesa di Ramsay deriva in ultima analisi dal re Tommen, un re che Stannis sta attivamente cercando di sostituire. Questo è anche il motivo per cui la lettera chiede specificatamente di Shireen, Selyse e Mel. Con Stannis morto e questi tre in possesso di Ramsay, non c'è più nessuno che i sostenitori di Stannis possano effettivamente sostenere. Lo stesso vale per Valle e il figlio di Mance. Ramsay crede genuinamente che i bruti si radunerebbero dietro di loro dopo Mance, per la mentalità del sud, e quindi ha perfettamente senso che Ramsay li voglia. Questo porta alla mia obiezione sulle motivazioni di Mance. Ci sono troppi risultati possibili. Questo non si applica a Ramsay. Se Jon non fa nulla, Ramsay ottiene una piccola vittoria personale su di lui, ma niente di più. Se Jon cede alle sue richieste, Ramsay ottiene esattamente ciò che vuole. Se Jon marcia, Ramsay ha la possibilità di porvi fine lui stesso. Cioè, dopo una vittoria, Ramsay sarebbe fiducioso. È un sadico, ma non è molto intelligente. Ha un po' di astuzia, ma non è la mente di suo padre. Non sarei sorpreso se preferisse davvero una battaglia. Certo è rischioso, ma nella mia mente è un rischio che Ramsay correrebbe volentieri, a differenza del più intelligente calcolatore Mance, che ha anche un figlio a cui pensare. In ogni caso, non vedo come la lettera porterebbe a qualcosa di brutto per Ramsay in un modo che non sarebbe potuto accadere comunque. Cioè, nel senso, tutte le possibilità che vengono date per Ramsay, cioè tutte... Ramsay invia la lettera, ci sono tre possibilità, tutte le tre possibilità sono a favore di Ramsay. E va bene così. Per Mance invece è diverso. Per riassumere velocemente, Ramsay ha motivazioni solide e le richieste della lettera hanno perfettamente senso. Lo stile della scrittura è completamente coerente con il Ramsay che conosciamo, così come lo sono le sue motivazioni. Dice... Ancora altri argomenti contro Ramsay. L'incoerenza delle lettere. Nelle lettere precedenti Ramsay ha sempre incluso un pezzo di pelle, non questa volta. Ogni volta che un POV ha ricevuto una lettera di Ramsay, la sua calligrafia è stata indicata come mano enorme e appuntita. Jon non ne ha parlato questa volta. In quelle lettere Ramsay è scritto col sangue, anche questo non è stato menzionato. La cera viene descritta come uno striscio di cera rosa, mentre prima Ramsay ha mostrato con orgoglio il sigillo Bolton.
E questa è una delle motivazioni di cui parlava Bea all'inizio. A proposito della cera, Ramsay avrebbe dovuto usare cera grigia, solo il Dreadford usa la cera rosa. In precedenza Ramsay ha usato solo Lord of, questa volta ha scritto Trueborn Lord of. Dice altra cosa, il contenuto della lettera. Tutte le persone menzionate sono pseudonimi tranne Mance, il che ci mostra che la lettera è intenzionale, non è fatta di fretta. Gran parte del linguaggio non è adatto a Ramsay, questa è una delle motivazioni più deboli. Tortura sbagliata, dice, i Bolton scuoiano, non tagliano le teste o strappano i cuori. Ramsay non si preoccuperebbe di ciò che John, Stannis e Melisandre hanno fatto dei bruti o per i bruti in generale, Mance lo farebbe. Dice, nel complesso il focus sui bruti è troppo forte perché Ramsay lo abbia scritto. Ramsay non saprebbe di tutte le persone menzionate nelle lettere. Tormund è scettico sulla lettera, il che sembra strano. È strano che reagisca così e sembra che Martin voglia che anche il lettore se lo chieda. Risposta alle controargomentazioni. Anche lui stesso fa un lavoro spettacolare su queste cose. Allora, su alcune cose si può essere d'accordo. Ci sono un po' di incongruenze che sono strane, però non credo che provino in alcun modo che Ramsay non abbia scritto la lettera. Detto questo, passerò a rassegna alcuni punti. Il pezzo di pelle mancante è strano, sembra una parte così facile da includere per Ramsay. Detto questo, non credo che Ramsay sia così preciso nelle sue azioni come potremmo pensare. Lo vedo scrivere questa lettera con rabbia dopo aver scoperto che Ricche e Arya non sono stati trovati e dimenticandosi facilmente di questi dettagli. Il punto sulla calligrafia, dice l'autore del post, mi trova in disaccordo. John ha visto la calligrafia di Ramsay, quindi il fatto che non ne parli suggerisce che non crede che sia falsa. L'argomentazione che John abbia probabilmente dimenticato la calligrafia, dato che era passato molto tempo da quando aveva letto la lettera precedente, semplicemente non ha senso. In quella lettera John viene a sapere che Arya, la sua persona preferita al mondo, la sua sorellina, che si presume sia morta, sta per sposare qualcuno che dovrebbe disprezzare, quindi non è una lettera banale, è dubito che la dimenticherebbe. Per quanto riguarda l'inchiostro al posto del sangue, userò la stessa spiegazione che ho usato per il pezzo di pelle. Non sappiamo mai veramente con cosa è stata scritta la lettera, quindi si potrebbe usare lo stesso ragionamento del punto precedente e dire che era sangue. Non è davvero necessario in realtà. Per quanto riguarda la cera, userei una combinazione degli argomenti già usati e non c'è bisogno di ripetere. In tutto questo non c'è mai, da nessuna parte, scritto che Ramsay abbia usato il sigillo Bolton e si parla soltanto di cera lacca rosa, sempre e comunque. I pezzi di pelle e l'inchiostro del sangue sembrano casi particolari e non costanti e soprattutto, ragazzi, in A Dance with Dragons, Ramsay ha già inviato due lettere, questa sarebbe la terza, non c'è due senza tre. Allora, nel caso di Asha, della lettera ricevuta a Barrowton, si parla solo di cera, non di mai di sigillo. C'era un pezzo di pelle di Tion nella lettera che penso fosse principalmente per informare e avvertire Asha che Ramsay ha imprigionato suo fratello, per informargli del loro destino se non lasciano il nord. Per quanto riguarda la prima lettera inviata a John, no mio signore, dice che è John 6, Eden Sweet Dragons, descrive la pergamena come strettamente rotolata e sigillata con un bottone di cera dura rosa, solo al Dreadfort si usava la cera lacca rosa. Di nuovo, nessun cenno a un timbro Bolton. Inoltre, nelle lettere di John non si parla nemmeno di un pezzo di pelle. Il pezzo di pelle sembra essere collegato alla relazione di Asha con Tion. La prima lettera che Ramsay invia a John è stata inviata contemporaneamente a quella di Asha, o abbastanza vicina da non avere importanza, quindi se manda pezzi di pelle in tutte le sue lettere non c'è motivo per non farlo anche a John. Eppure in quella di John non c'è nessuna pelle. Ramsay Bolton, Lord di Hornwood, si legge con una mano enorme e appuntita. L'inchiostro marrone venne via a scaglie quando John lo sfiorò col pollice. Sotto la firma di Bolton c'erano una serie di sigilli come Dustin, Kerwin, Reswell e ovviamente anche il gigante Amber. Queste sono le lettere in cui si informa del matrimonio di Arya. Quindi sembra che il pezzo di pelle sia stato fatto apposta proprio per Asha. L'altro pezzo di pelle è stato fatto apposta per avvertire Robb e Catelyn, ma quello è una lettera a parte di A Storm of Sword, che non viene trattata qua in A Dance with Dragons. Prima di tutto, dice, per quanto riguarda il sangue, John conosce la scrittura di Ramsay. Non ne ha parlato nella lettera rosa, il che mi dice che non ha visto nulla di sospetto. Potrebbe anche essere che si aspettasse del sangue, quindi non ne ha fatto menzione. Non ci credo molto, però. Posso credere che sia stata scritta con l'inchiostro. Allora, perché questa differenza? Beh, come ho accennato prima, la prima lettera che John ha ricevuto è stata probabilmente scritta nello stesso periodo di quella di Asha. Asha e John ricevono lettere in due capitoli di differenza l'uno dall'altro. L'argomento della caduta del Moth Caelyn e degli Uomini di Ferro viene sollevato in entrambe.
Per me è ragionevole che entrambe siano state scritte nello stesso periodo, quindi Ramsay ha usato lo stesso inchiostro per entrambe. Quindi credo che il sangue e la pelle fossero speciali per quell'occasione e che di solito non lo faccia. Probabilmente l'ha fatto anche altre volte, ma non credo che sia una cosa che interessi, a cui interessi dedicare del tempo a ogni lettera che spedisce. Il sangue è un inchiostro davvero povero, dopo tutto. La cera grigia è solo un stupido argomento di Preston Jacobs, quindi questo proprio la salterei a pie pari. Ramsay ha usato la cera rosa al di fuori del Forte d'Errore, non c'è motivo di supporre che lui o Rose non ne abbiano con loro a Grande Inverno. Scusatemi. Vai. A me, cioè, questa cosa è assurda, l'ho letta pure io. Raga, è una candela, ha preso una candela rossa, rosa, e gli è colato un po' di cera sul sigillo. Fine. Cioè, è una candela. Poi, quando dice si usa solo al Dreadfort, nel senso la usano. Nel senso che lo usano i Bolton, ovviamente. Sì, vabbè, ma lettura letterale, portami via. Cioè, cos'è adesso lo stemma dei Bolton? È un uomo scoiato su fondo grigio. Ma ti pare? Ma tu capito, no, non possiamo consegnare lettere perché non abbiamo la cera, non può uscire dal castello. Cioè, poi ogni volta che uno conquista un castello deve prendersi le ceracche colorate, perché giustamente da ognuno deve mandarla di colore diverso, no? Ovviamente, cioè, è presente quella cosa dei colori che si apre tipo con al libro quasi, e ci sono una serie di cere ogni volta, quindi i bambini ci giocano di solito. Va bene, qua abbiamo i bimbi grandi che ci giocano con le cere. Allora, andiamo avanti davvero, ragazzi, sto finendo. Allora, non c'è nemmeno motivo di supporre che Ramsay abbandoni il colore della cera di Bolton, evidentemente. Per quanto riguarda l'ultimo punto, Ramsay non è coerente. Non solo non prova nulla contro Ramsay, ma direi che è un argomento a suo favore. L'incoerenza di Ramsay, cioè, ovvio. È instabile il ragazzo, mi dispiace dirvelo. Vuol fare del male a John, e qual modo migliore per farsi chiamare vero Lord di Grande Inverno? Per riassumere, alcune incongruenze sono strane, è vero. Detto questo, tutte possono essere spiegate, e la maggior parte delle spiegazioni sono ragionevoli, secondo me. Penso che alcune delle incongruenze riportate siano argomenti più forti contro Ramsay, ma non penso che siano da nessuna parte vicini a superare gli argomenti per Ramsay. Questo mi porta al contenuto della lettera. A prima vista potrebbe non sembrare qualcosa che Ramsay possa scrivere, ma spero riuscirvi a convincere che il contrario è vero. In realtà si adatta meglio a Ramsay che a tutti gli altri candidati. Come per le incongruenze, andrò avanti punto per punto. Quindi, di nuovo, il punto sugli pseudonimi, che è l'argomento di Preston Jacobs, per cui la lettera è deliberata e non affrettata. Non sono d'accordo, dice. Diamo un'occhiata a tutti gli alias, quindi falso re, puttana rossa, mia sposa, sei puttane, regina, figlia del falso re e strega rossa. Questo piccolo principe, bambino brutto, Rick, bastardi, corvinieri. Questi non sono solo pseudonimi, ma sono anche termini spregiativi. L'obiettivo di Ramsay è quello di insultare e screditare, chiamare le persone con i loro veri nomi non aiuta in questo, nella sua mente, non almeno. Alcuni di loro non sono insulti di per sé, ma nel contesto tutti possono essere visti come termini spregiativi. Ancora una volta, Ramsay vuole ferire John e Stannis. Detto questo, penso che la cosa più importante da tenere in considerazione è che si adatta bene alle motivazioni di Ramsay. Ramsay insulterebbe e chiamerebbe le persone false per screditarle, ma Mans non ha motivo, eccetto l'inganno, di andare deliberatamente fuori strada, soprattutto per questo. Quindi gli insulti sono prerogativa di Ramsay, e questo e Linda su questo ci ha basato tipo 10 minuti di suo video su Westeros Dottore. Come ho detto in precedenza, la scelta apparentemente strana delle parole è dovuta al suo essere negativo verso Jon Stannis. Per esempio, l'uso di bastardo. Molti sostengono che Ramsay non lo direbbe, dato che lui odia quando lo sente la gente chiamarlo bastardo. Dissentiamo praticamente tutti quanti a questo punto. In realtà ci si aspetta che Ramsay si usi la parola bastardo. Lui stesso sa quanto faccia male quando la gente lo usa contro di lui. Ora lui è stato legittimato. Quale modo migliore per insultare John? Lo sta sbattendo in faccia. Ehi, guardami, non sono più un bastardo, ma tu lo sei. Io sono il vero Lord di Grande Inverno, ma tu non lo sei. È quello che ci si aspetterebbe da Ramsay. Anche John ha questo pensiero. Bastardo era l'unica parola scritta fuori dalla pergamena. Nessun Lord Snow o Jon Snow, Lord Comandante. Semplicemente bastardo. Anche il punto sulla tortura sbagliata non è esattamente dei migliori. Dice, mi infastidisce lo stesso. Fa due supposizioni di cui non vedo alcuna giustificazione. In primo luogo, presupporre che Ramsay usi sempre lo stesso metodo di tortura.
Posso sicuramente capire perché la gente ci crede, ma mi piace pensare che Ramsay abbia immaginazione. E vabbè, ok. Il secondo presupposto più importante è che Ramsay non sia l'unica persona a Grande Inverno che torturi gente. La lettera non dice mai che Ramsay ha messo quelle teste sulle mura, o se è stato lui a tagliarle. Immagino si tratti di teste portate a casa dalla battaglia contro Stannis. Concludo questo paragrafo con un aneddoto. Roose ha questo da dire sulle nozze di Ramsay. Mi dispiace che il nostro buon amico Stannis non abbia ancora ritenuto opportuno unirsi a noi. So che Ramsay sperava di presentare la sua testa a Lady Arya come regalo di nozze. Quindi le teste mozzate non è che non si vedono a casa Bolton, ecco. Ma soprattutto sono spesso associate ai traditori, molto semplicemente. Ai traditori gli viene mozzata la testa e viene messa sulle mura. Base. Allora. Salto all'ultimo punto. Come Ramsay avrebbe conosciuto tutte le persone alla lettera? È ragionevole presupporre che Ramsay abbia catturato alcune delle Spear Wives e forse anche Mance. Anzi, sicuramente anche Mance. Ramsay sa come torturare e quindi potrebbe benissimo aver estratto informazioni da loro ed aver incrociato le informazioni ottenute per le altre guardie. Supponendo che una battaglia abbia avuto luogo, penso che sia anche sicuro presumere che Ramsay abbia avuto prigionieri dell'accampamento di Stannis. Con loro Ramsay sarebbe stato in grado di scoprire esattamente chi c'è alla barriera, chi percepisce come minaccia e includerlo nella lettera. Il motivo per cui si concentra su Mance e i Bruti è quello di minare le azioni di Jon e Stannis. Ha mentito, ha usato l'inganno per ottenere ciò che volevano e mentre lo facevano non sono riusciti a punire il dissertore. Mance. Il motivo per cui Ramsay è interessato a Vale e al figlio di Mance è perché li vede come minacce. Lo stesso vale per Melisande, Shireen e Selyse, che sono tutte minacce alla sua pretesa. Per riassumere, il contenuto puzza di Ramsay. Il contenuto è coerente con le sue motivazioni e con la sua personalità e non è irragionevole pensare che abbia tutte le informazioni necessarie per scrivere la lettera. Il terzo punto è quello che, insomma, dice, mi infastidisce. Il motivo per cui Tormund mette in dubbio le lettere è perché afferma di avere Mance, quando Tormund sa che è morto. Jon corregge persino Tormund, dice che c'è del vero in essa. Da lì in poi però John non la mette mai in dubbio e anzi raddoppia sul fatto che il contenuto sia vero. Dal punto di vista metatestuale per me non ha senso che Martin voglia mettere in discussione la paternità, ma è piuttosto il contenuto della lettera, cosa c'è di vero e cosa no. Qua ho un grandissimo TLDR e non vi leggo perché è proprio il riassunto di quello che ho appena letto, penso abbiate capito tutti quanti. Ramsay, quello che ha scritto la lettera, perché ha tutte le motivazioni valide per farlo, ed è nel suo stile scrivere una lettera del genere. Punto. Ho finito. Possiamo aprire la discussione. Allora, io ho un foglio e uno scontrino d'appunti. Visto che a un certo punto era finito il foglio, quindi ho iniziato a riempire uno scontrino. Non so, ragazzi, finire. Io ho una fraserie di appunti qua scritti accanto. Ho visto. È sotto. Io ho un altro foglio Word, un altro foglio aperto dall'altra parte. Bellissimo. Allora. Vai, iniziate voi. Vabbè, Filippo si è preso un sacco di appunti di me, secondo me. Vai, inizia io tu. Io dicevo che alcuni appunti miei sono comici, perché cioè, a un certo punto ho scritto John e Tormund che decifrano la lettera insieme, due punti, lol. Perché... No, ma ci avete... Immaginate questi due che dicono... Allora, aspetta, anzitutto dividiamolo in versi. Endecasillabi. È un endecasillabo? Dove cade l'accento? Cioè, dai, quello... Ragazzi, Tormund poi... non sa leggere. Così, boh. Cioè, che anche per quello c'è il sospetto di Tormund, è perché non so leggere, quindi magari è falso. Certo. Poi gli altri due comici era uno Mance Pollicino, perché c'è questo Mance che dissemina salsicce per le cripte di Grande Inverno, ma non si può risate sentire. Questa storia delle salsicce. Guarda, io ho scritto a Mance piace la salsiccia. Il fatto che io le avrei anche tagliate le salsicce, però sapevo che cioè, meritavano anche solo per i commenti, quindi le ho tutte. E l'ultima che, cioè, questa è la migliore, cioè, cambiamo il cognome, il soprannome a Morse ed è, diventa Morse in Ultramail Amber, perché spam, arriva l'invito alla nozze, spam in Ultra Jon Snow. Cioè, no, che poi come trovarsi un imbucato, perché? Perché l'invitato, anziché tenersi per sé,
spamma gli inviti, cioè, ma puoi. Sì, no, io ho scritto qua. La seconda lettera di John è una mail inoltrata. L'altra cosa che ho scritto, ed è fantastica perché mi sta mettendo a ridere da sola, quando abbiamo descritto la Spear Wife che si veste con i vestiti strani, eccetera, io a un certo punto ho scritto Melisandre e la pozione polisucco nel braccialetto. È quello! Ma tra l'altro io mi sono scritto una cosa su questa storia, ma sti vestiti perché se li mette lei? Cioè se servono per trasformarsi in... Perché se li mette... Cioè lei si spoglia. E poi lei resta in biancheria girando il reggipetto in mutandine per dentro sì, sì. Inverno con la sotto la tormenta. No, viene messa in prigione in mutandine perché giustamente queste vengono pure messe nei dungeon a proprio pare di freddo, sì. Cioè tutte le altre vestite questa e io ero quella. No, perché portarsi nel sacchettino era difficile scalando la torre, allora si vabbè, ok, vabbè, che poi già che erano grandi mettiteli sopra i tuoi, no? Ma poi lascia il suo vestitellino e quindi se li è portati, cioè perché, o se li riporta, se li riporta perché non portarsi quelli là, mi sembra, cioè, no, c'è un problema anche lì, come posso dire, cioè c'è un problema anche in Barbara Dustin che dice di non si gira la lettera perché voi chi la sella è un attendente maestro Aemon è un bolt, cioè stiamo dicendo. Comunque notavo, vi dico una cosa, io mi sono ricordato in questo video perché ero così confuso, perché le ipotesi sono tutte molto strampalate. Sì. Cioè, tra l'altro anch'io avevo visto Cantuse e poi una parte delle cose che ho trovato in giro sono derivazioni di Cantuse, cioè della prima sì. Teoria di Cantuse, cioè è tutta roba che ha fatto un grosso danno, ma secondo me si cosa, perché lui ormai è stato stabilito come un autore di un certo rilievo nel fandom per la storia della Night Lamp. Sì. Quindi tutto sommato quello che lui scrive in qualche modo viene preso in considerazione, tra l'altro in effetti pure noi siamo messi a tradurre, lo mettiamo a venire esatto, però cioè alcune cose effettivamente sono assurde e lui stesso l'ha riconosciuto, dice in effetti ogni tanto le rileggo e mi chiedo se qualcosa abbia senso. Molto bene, comunque sono circolate veramente tanto, tant'è che appunto anche molte delle obiezioni del post che riportava Chiara sono le sue, alla fine. Sì. Sì, sì. Per cui ha confuso tantissimo le acque. Io, tra l'altro, quando ho iniziato a leggere di Lettera Rosa, ho iniziato a leggere da lui. Perché? Perché, non lo so, volevo farmi del male. Quindi si è letta la storia della salsiccia. Quindi, ovviamente... La prima cosa che hai letto è la salsiccia. Sì. Quindi perché è tutto logico. Quindi in effetti sì, poi ovvio che uno arriva alla soluzione Ramsey che è spiegata diciamo con tutte queste contromotivazioni è assolutamente coerente e regolare, poi sì certo ci sono alcune magari piccole cose su cui possiamo discutere, però un punto importante su sta cosa qua è che noi non teniamo mai in considerazione quanto Martin sia stato preciso nel fare ricerche sul lessico, nel senso, ok, sicuramente è stato un punto importante per cui avrà fatto attenzione a come l'ha scritta, però io non, cioè, noi diamo per scontato che Martin sappia che lui ha fatto usare, che ne so, il termine for a Theon 7 volte e a Ramsay no, e che quindi non è un termine del lessico di Ramsay, cioè ma... Vuol dire, è un insulto spregiativo comune, perché non dovrebbe poterlo usare. Però ti dico una cosa, Martin, allora, non usa il linguaggio mimetico, cioè nel senso che non ha caratteristiche di linguaggio mimetico, però ha una certa attenzione al vocabolario. No, ok, una certa attenzione al vocabolario, però c'è... Cioè, perché anche i personaggi se noi... popolari nelle cronache non usano gli stessi termini. Okay. O cioè, cerca di dare delle marcature, delle carature al linguaggio particolare, cioè, tipo quello di Stannis è molto connotato. Assolutamente, su questo sì ti seguo, però premesso che appunto il testo ha delle caratteristiche tali per cui è verosimile riportarlo a Ramsay per come Martin l'ha connotato, alcune argomentazioni eccessive sul fatto...
diciamo, questo termine è stato usato una volta in più dall'uno, una volta in più dall'altro, magari a volte scadono nel, insomma, nell'esagerazione, perché che Ramsey non possa usare un termine di uso comune, semplice, elementare, diffusissimo, cioè, certo, lui lo fa usare a Tion varie volte perché comunque è un termine del suo lessico, va bene, però da qui a dire allora Ramsey non lo può usare, no, anzi Ramsey, il problema è che Ramsey è un bastardo con una bassa istruzione, quindi lo può usare in assolutamente, cioè, è coerente anche con il personaggio di Ramsey, cioè il fatto che non lo abbia usato in, che poi non è che parla poi tantissimo Ramsey in pagina, no, no. Ecco. Per cui il fatto che non l'abbia usato nelle non tante volte in cui parla e fa non lunghi discorsi, non vuol dire che non sia un termine che comunque si adatta anche a lui. Certo che è un termine del vocabolario di Tion, però allora non vuol dire che nessun altro lo usi. Ci stiamo parlando di un termine comune. Assolutamente. No, poi a me... Io a un certo punto ho scritto delirio qua. Pure ho scritto... Io a un certo punto ho scritto che cazzata questa. Anch'io. Ma non c'è... Mi sa per cose diverse, anch'io. Allora, Filippo, dai, continuiamo con i tuoi appunti. Sì, allora, diciamo che la mia riflessione è una riflessione generale un po' su anche le teorie in generale di base. Allora, una secondo me è quello che diceva prima Domenico sul fatto che qui ci sono cose strampalate e tante teorie, è perché se le tocchi, non so come dire, appena queste teorie sono tutte credibili. Cioè, se tipo mi dici, sì, perché Stannis è lì nella neve, sta per fare una battaglia, chiama Jon perché ha bisogno di truppe. Credibile. Eh sì, è Mance perché Mance rivuole il figlio. Credibile. Poi vai ad indagare e c'è sempre quella cosa che non te la fa tornare. E io quello che dicevo è che cioè, quando si fa una teoria di questo tipo è come fare un po' un'indagine investigativa, quindi devi tener conto di tutti gli indizi, sia interni all'opera, sia esterni all'opera. Quelli interni sono la storia dei personaggi, quindi come anche i personaggi si esprimono, qual è la storyline dei personaggi, dove sono, cosa stanno facendo, se hanno le possibilità, le motivazioni per fare qualcosa, ma anche quello che sappiamo sui libri, nel senso come Martin li ha scritti, e quindi la questione della cronologia. E diciamo, questa è la mia visione personale poi sulla teoria. Per me Stannis, Ramsi, 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 per Ramsi. ora, per me è Ramsi l'autore. Per tutti noi, direi. Esatto. Il problema è un problema di prospettiva che secondo me è già con... Adesso non ricordo il nome dell'utente, l'ultimo, quello che sosteneva che fosse Ramsi l'autore, però già lui la declinava in maniera già più corretta. È che è un assenetto di verità e falsità. Il contenuto della lettera è o vero o falso di volta in volta. Quindi c'è chi lo considera tutto vero e lì le co certe cose non tornano, chi lo considera tutto falso e allora devi pensare che lì l'autore mente volutamente, ma non c'è una terza possibilità. Mentre a mio parere esiste ed è la possibilità per cui una frase in sé è falsa, ma non è falsa per chi la dice. Esatto, infatti qua volevo arrivare, io, perché appunto questo è quello che io credo da tempo, Perché da sempre, e quindi vorrei capire se siamo tutti sulla stessa posizione o no. le uniche cose che non mi tornano è, allora, l'unica, noi sappiamo che, diamolo per scontato, anche qui è una supposizione, ma diamola per scontato, Stannis vince la battaglia del ghiaccio. Sì. Quindi non è vero che l'esercito di Stannis è stato ucciso e che Ramsay è Lightbringer. E dicevo... Per Ramsey però non è irragionevole. Ramsey scopre, uccide delle mogli di lancia, cattura non cattura Mance, però le mogli di lancia le ha prese. Le tortura, scopre tutto, scopre Esatto. che Tion è fuggito, che Sì. Jaime è fuggita e i Frey e i Manderly sono usciti dal castello. Quindi per lui non è irragionevole pensare che un esercito che è decimato dalla fame e dal freddo, appiedato e demoralizzato, venga distrutto non solo dall'attacco dei Frey, dei Manderly, perché per quanto ne sa Ramsay, anche i Manderly Sì. sono usciti, ma soprattutto dei Karstark. Sì. 500 uomini che dall'interno ti attaccano hanno il loro effetto.
E allo stesso modo non è ragionevole pensare, adesso non mi ricordo chi lo dicesse, il fatto che, forse Chiara, il fatto che Tion e Jane vadano alla barriera. È lì il posto migliore per una Stark. Sì. E quindi l'unica bugia vera e propria sarebbe, Ho la vinto la battaglia. Headbringer. Ho vinto la battaglia dell'Headbringer, Headbringer. cioè non l'ho ancora vinta, ma la vincerò. Addirittura si può anche pensare che lui la stia scrivendo questa lettera prima di uscire effettivamente, come dice Tion. Quindi lui ha mandato fuori già i Frey, scrive questa cosa e lui si aspetta che vincerà, che otterrà una vittoria schiacciante, che si prenderà Lightbringer, e anche le teste degli amici del tuo falso re sono appese sulle mura di Granivero. Per me è vero, Sì. Di e sono le teste degli Amber. Morsamber. Sì. Perché lo sappiamo che sono morti. Sì, no, Sì. l'altra cosa potrebbe essere, ok, tutto questo perfetto, e aggiungiamo anche che Stannis finge di perdere. Perché questo è il Esatto, punto. esattamente. Cioè, Ramsay ottiene Lightbringer perché è Stannis che la Esatto. vuole portare Gliela da dà. Ramsay, Esatto. quindi questa è vera, Ramsay crede e quindi... Come dicevi anche tu, il contenuto delle lettere è allo stesso tempo vero e falso, perché chi la Esatto. scrive, Sì. fantastico, Penso sia verissimo, vero. pensa sia vero, tutto il resto. Sì, infatti mentre parlavi tu, Filippo, non so se, non so, mi ho colto un po' di scetticismo su questa questione del piano di Stannis di fingere la propria morte, quindi non so se siamo d'accordo su questo o no. Però secondo me quella frase lì che lui dice Justin Messi è proprio messa lì per uno scopo, cioè il fatto di potresti sentire che sono morto, beh, magari è anche vero, nel senso che certo lui la certezza 100% di vincere non ce l'ha, però il potresti sentire che sono morto puzza troppo di, secondo me, piano per voglio fingere la mia Ma morte. sì. Quindi a questo punto il contenuto della lettera per Ramsay sarebbe anche interamente vero. Poi magari ci possono essere micro bugie, magari ha preso solo le Spearwives e non ha preso Mance, per esempio. Però io partirei anche dal presupposto che il testo per lui sia vero, cioè che vabbè, lui crede una cosa che poi in realtà non corrisponde a verità, però la crede davvero. Che Stannis abbia finto la propria morte come nei piani che dice appunto Messi. Che magari abbia anche davvero consegnato Lightbringer come prova, diciamo, per suffragare questa sua finta. Quindi Ramsay potrebbe anche avere davvero Lightbringer. Io più che altro quello che non capisco è lui come fa a far avere, cioè attraverso chi? Perché sono sempre lì, no, i Frey non possono tornare. No, attraverso i Manderly. Ma Manderly. tornano solo i Manderly e i Bolton dicono, eh beh, sì. Allora, cioè, sono Aspetta. d'accordo che c'è un problema, però è anche una questione di numeri, di quanti tornano, nel senso, potrebbe essere presentata come una, appunto, vittoria di Pirro, nel senso, una battaglia in cui sono morti quasi tutti da tutte e due le parti, per cui torna un micro drappello che dice, E ah, giustifica. cioè, c'è stata una carneficina, però alla fine di loro non è rimasto più nessuno, to guarda la spada di Stannis. Adesso, non lo so, è molto semplificata, però... Sì, questo sì. Anche perché posso dire, nella lettera dice un'altra cosa, parla di 7 giorni di guerra, che è impossibile, proprio per i tempi non è possibile, cioè, ma anche per i numeri degli eserciti, cioè nel senso questa qua è una battaglia che dura mezza giornata, Sì, ma neanche. però appunto il fatto che dice ci sono stati 7 giorni, cioè lui dà vedere che comunque è stata una battaglia sanguinosa, molto brutta, cioè dire 7 giorni significa che i tuoi avversari erano degli ossi duri, non Esatto. significa che tu sei stato un comandante particolarmente bravo, cioè il Sì, comandante particolarmente è che bravo in the Universe è Robert che fa 3 battaglie in una giornata. Cioè, sì, vabbè. però capisci, cioè se il Certo. canone è quello, dire 7 giorni significa che è stata una vittoria difficile, per cui sono d'accordo con quello che dici. Più che altro mi introduco e dico solamente una cosa. Che cazzata far uscire i Frey e manderli per 2 uscite diverse? Cioè, ma proprio tremendo, No, è un modo lasciamo per dire. stare, Cioè, ma non ha proprio nessun qua senso siamo militarmente. Ai livelli davvero di confusione dell'asilo. mentale completamente Sì. fuori di testa. Ma E infatti poi lì il bello un'altra è che cosa. Stannis lo dice. Dice che cazzata che ha fatto. Esatto, Se li esatto. teneva Dice dentro, avevo perso. una cazzata. Sì, Sì. sì. Ma poi sono d'accordo con Filippo quando dicevi questa cosa del torturare le mogli di Lancia, perché
Il problema poi della letta è tutti quanti dicono: ma lui che ne sa di chi è Rick, chi ne sa John, ma che ne sa Ramsey di chi è la puttana rossa? Cioè, Ha torturato semplicemente le ma persone. certo, Deve essere, ma cioè, certo. significa che comunque lui ha in mano, cioè quella parte della lettera è sicuramente vera, perché Sì. sennò lui non potrebbe avere una parte di informazioni. E quando si Certo. dice anche tutte le storie, il sigillo, il pezzo di Pelersa, raga, questa lettera non è stata studiata, cioè questa è una lettera in cui lui è infuriato come il pazzo. Ha appena torturato le mogli di Lancia, ha scoperto quello che è successo all'interno del castello, si è reso conto di aver avuto Mance Rayder sotto al naso per un sacco di tempo, che gliel'hanno fatta sotto al naso e sta scrivendo una lettera come un pazzo. Sì, di getto proprio. Tra l'altro la cosa che non c'è il sangue, non c'è la pelle, non c'è il sigillo, è perché Rose non lo sa. O Rose è appena morto. O Rose è appena morto. Anche. E No, lui no, no, è. secondo me... Ancora di più, non lo sa, per questo non c'è il sigillo Bolton. Cioè, Ma perché il nel sigillo è in sigillo mano al Bolton non c'è padre. mai. Ma non c'è mai stato il Non sigillo. c'è Si mai dice stato il solo della sigillo cera. Bolton. C'è solo Sa che cera d'osa. ci dice che c'era un bottoncino, quindi ben rotondino, però non è che ci fosse il sigillo Bolton, Però o se capi, c'era non è detto. quella roba lì, intendiamola come sigillo, non c'è perché è in mano a Roose. Cioè, Roose che ha la cancelleria, essendo il Lord, ha la cancelleria di Forte Terrore con sé. Quindi a quegli atti, cioè quei processi, quegli strumenti che servono a validare gli atti, come di Forte Terrore. E il problema è che lui non ce li ha. Perché Russo neanche, secondo me, di questa lettera. Ma tra Sì. l'altro vi volevo chiedere una cosa, perché ci ho pensato leggendo l'ultima dallo script, una delle ultime citazioni, quella della lettera, penso del matrimonio, quella che inizia con Ramsay Bolton, Lord di Hornwood, che in realtà quello che effettivamente, perché allora c'è un problema, nel senso, Martin lo dice in più punti come la maggior parte dei lord in effetti non sappia scrivere. Una buona parte sappia leggere, ma pochi sappiano in effetti scrivere, solo quelli abbastanza istruiti. E quindi già cioè, si porrebbe un po' il problema, perché qui parliamo di un bastardo che è stato portato in casa solo dopo una certa età, che si è saltato tutta una fase di istruzione. E quindi la mia domanda è: ma non è tanto la lettera ad essere scritta, è la firma. Perché se no, cosa vuol dire? Che questo sia scritto 30 inviti di matrimonio, lui di sua mano, Pure li ha questa è una cosa a cui ho pensato firmati. anch'io. Sì. Questa è una cosa a cui ho pensato anch'io. Cioè, questa scrittura con la mano grossa, cioè. Cioè, sembra Ma non uno è che. neanche detto che sia la sua scrittura, certo. Capì? Poi ti pare che uno, anche se sa scrivere, il Lord si mette lì a fare tutti gli Esatto. inviti. Cioè, ma anche il fatto che John riconosca o non riconosca la scrittura come simile, ma normalmente le lettere si dettano ai maestri, ce lo dicono in mille mila punti, sono lì apposta, per cui non ha neanche senso, cioè, rimarcare il fatto che riconosca o non riconosca la scrittura, tanto che sia uguale o diversa. Per lui la lettera può essere autentica tranquillamente, Che in è ogni quello che mi caso. fa pensare, è una lettera dettata di getto, minacciando il maestro, e quindi poi sei lì nella voliera, sei arrivato, gli hai detto, bene, adesso prendi la tua ceralacca rosa e fallo andare. Anche prima che Rusa sia ancora vivo, lo venga a sapere. Però tu mandala. Sì, esatto. Sì, esattamente quello a cui penso, onestamente. Assolutamente. Dopodiché, Vai. il secondo, secondo me, il secondo iniziatore è stato Ion, eh? Cioè, questa se non l'ha scritta Ramsey, cioè dicendo che Ramsey non l'ha scritta, secondo me resta Tion, il Sì, secondo anche iniziatore. secondo me. È Sì, vicino a Ramsey che avrebbe l'unico saputo che tutte può avere queste tutte le cose. informazioni, che può provare a dire. E la Esatto. motivazione sarebbe: ok, facciamolo scendere a sud, perché così riusciamo magari a prendere anche il Grande Inverno. Sì. Dopodiché, il problema è che anche lì per me risulta complicato. Cioè, se Tion sopravvive, quanto sarà vivo, io penso che non morirà. No. Allora, il fatto che le motivazioni per Ramsey sono molto più comprensibili. Capito, Allora, per Tion lui ha, diciamo, tutte le possibilità di avere le informazioni, quindi di poter scrivere, e anche ha alcuni indizi sul linguaggio che in effetti su Ramsey magari non sono perfettamente
coerenti tanto quanto lo sono con lui, però ha un grosso problema di motivazione, nel senso che questa questione di spingo John a infrangere i suoi voti e facendolo scendere a sud, prima, come diceva Chiara, c'è il problema di magari poi questo reagisce diversamente, quindi è un po' un azzardo. Secondo, è un piano abbastanza concettoso. No. L'altra cosa è c'è troppo spazio tra Grande Inverno e la barriera. Sì. Allora, in tempi normali... Non per la battaglia del ghiaccio, chiaramente. No, ma in generale. Se vogliono far scendere John a sud, questa lettera la dovrebbero dovuta inviare, tipo, all'inizio di Dance with Dragons. Quando inizia la tormenta. Quando inizia la tormenta. Cioè, allora, ora non c'è più speranza di poter arrivare giù a Grande Inverno in tempo utile. Ma anche volendo. In tempi normali sappiamo che ci sono 3 settimane a cavallo per arrivare da Grande Inverno alla barriera. Con un tempo ottimo, condizioni ottimali, d'estate, senza neve. Ora, aggiungici che inverno, con la neve, una tempesta, senza cavalli, John non sa chi prendere, c'è una confusione tale da non sapere nemmeno se ci possiamo arrivare là. Cioè, due mesi. Allora, concludiamo. Io volevo fare altri 2-3 spunti, ma molto velocemente, prima di chiudere, perché sono tipo le 2. Voi non lo sapete, ma sono le 2 quasi. Allora, 1. Questo non è il grande mistero di Dance with Dragons. Ragazzi, la lettera rosa è tipo l'ultima cosa che dovete pensare per grandi misteri della saga. Non è così. Uno dei grandi misteri di Dance with Dragons è chi è l'arpia, e anche in questo caso molto molto semplice, è la Grazia Verde. Certo. L'altra cosa, l'altro grande mistero di Dance with Dragons è nei capitoli di Theon, ed è l'Hooded Man di Winterfell. Sì. Sì. Punto. 2. Non la lettera rosa. La lettera rosa non c'entra nulla. Molto più inquietante, l'altro, quella come sta. Sì. Molto, molto più inquietante. Secondo, la lettera rosa non è la casa degli Eterni, in cui Martin si è lasciato libero nelle interpretazioni per il futuro. Questa lettera ha conseguenze tipo immediate e ha modificato immensamente la trama. Dici, l'altra cosa è legata alla battaglia. Noi la battaglia non sappiamo cosa sia ancora, quindi non possiamo capire la lettera appieno. Inutile fare mille congetture, perché comunque sarebbero tutte più o meno sbagliate, più o meno vere, ma se non abbiamo la base da cui partire, possiamo aspettare e non avere mai risposta. Una vita. L'altra cosa, potrebbe anche non aver deciso chi è l'autore, però sarebbe molto molto stupido. No, ci arriviamo. No. Secondo me è una cosa che si dirà più o meno velatamente, come fa sempre. Esatto. A un certo punto, en passant, nella mente di qualche personaggio verrà fuori quella interpretazione corretta. Allora. Anche perché, cioè, se appunto, come diceva Chiara, se noi avessimo avuto la battaglia del ghiaccio in Dance, non spostata più avanti, questa cosa non sarebbe stato un mistero, sarebbe stata comprensibilissima. Resta poco comprensibile perché ci manca un pezzo, perché il pezzo che lì doveva stare è stato spostato per ragioni editoriali. Esatto. Allora, l'altra cosa, molto velocemente, riassumo cosa hanno detto Ellie e Linda sulla lettera. Anche loro pensano che sia Ramsay. Non si sono mai fatti domande, evidentemente, sulla famosa authorship della lettera rosa, perché dicono il contenuto è molto più importante dell'authorship. E c'hanno ragione, è una delle poche volte in cui sono d'accordo con Ellie e Linda. Sì. Dice, il main point è la calligrafia o handwriting in inglese, il modo di scrivere i Ramsay è diverso, eccetera, scrive col sangue, eccetera. Però il fatto è che John non l'ha notato, quindi perché dovremmo importarci a noi? Non ce ne frega niente. Infatti, troppo. Non ce ne frega niente. Allora, l'altra cosa che mi ha fatto molto ridere è, Linda si definisce esperta di insulti, che è un'altra questione che non apriamo, soprattutto a quest'ora, perché sarebbe molto molto pesante. E dice, riguardo alla ripetizione della parola bastardo, Ramsay pensa di insultare profondamente John chiamandolo bastardo, dato che lui non lo è più. Ed è l'insulto più grande che conosca, è il più pericoloso e il più doloroso. Quindi è normale che Ramsay usi questa cosa. Ah, non lo può usare perché lui stesso sta male, quindi se... Ragazzi, non stiamo parlando di una persona normale, stiamo parlando di una persona disturbata. Certo. Quindi, è ovvio. Dice, l'altra cosa, tutte le cospirazioni che vogliono Tormund al centro di cose, non sa leggere Tormund. Ma perché? Tormund, tra l'altro, per la maggior parte di Dance with Dragons non si trova. Torna a un certo punto
E non sa, sa che Mans è morto. E basta. Quindi perché? Cioè, questa cosa presuppone che Mans e Tormund si sarebbero dovuti mettere d'accordo, tipo mesi e mesi prima, con una previsione e un... Cioè, vi giuro, nemmeno Bloodraven in 70 anni di come si chiama, di End of the King la sa fare questa cosa, e si chiama Bloodraven. Cioè, immaginati tu Mance e Tormund, che è un brutto che sa soltanto combattere, parla soltanto del suo bene, pensare di... dai. Mance e Tormund, lol. Sì. Due punti, lol. Questa roba di Mance è peggio ancora che Wyman Mendry, è peggio ancora che Barbary Dustin e il finto coso, come cacchio. È molto peggio, cioè... molto vabbè. Vabbè, comunque, dico... Queste sono il riassunto, vi lascio sempre tutti i link in descrizione, ragazzi. Sì. Chiudiamo noi, okay. Allora, diteci quanto sono, 5 ore di video? Più o meno 3 ore. È stato il primo video di Filippo, è una botta in poverissimo. La nuca, boom! Dai, però bravo, allora, bravissimo. Bravissimo, allora fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. I link che avrete sotto in descrizione, andatevi a leggere qualunque cosa e ridete insieme a noi, perché tipo, ci sentiamo dei pazzi a dover... abbiamo letto cose assurde e vogliamo condividerle con voi. Altra cosa, non sapevo quante volte leggevo questa cosa e pensavo, io questa non la posso scrivere. No, io a un certo punto ho riletto le cose per Barbary Dustin e ho detto, ragazzi, ma queste non sono cose da scrivere. Ma io che devo fare qua? Tra l'altro era una teoria tutta fatta in bullet points, quindi che io vi dovevo tradurre tipo una serie di 18 punti che non avevano connessione uno con l'altro. Va bene, ok. Io invece vi lancio un easter egg sulle teorie di Stannis. Dovete andare a cercare nei commenti dove inizia il delirio e si inizia a parlare di Edmure. Trovatelo. Cioè. E le ho lette, ragazzi. Aiuto. Ragazzi. Io fuori, non l'ho letto. No, fuori, io fuori sono, dalla grazia risparmiato. Di Dio, fuori dalla grazia di Dio. Allora, aiuto. Sotto trovate tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter, come sempre mettete like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete, ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Leggiamo i Patreon prima di... Leggiamo i Patreon. Vado. Ringraziamo i Patreon, come sempre, Lady Chiara, Lady Elena, Lady Ghost, Lord Yuri, My Lady Amata, My Lady Cristiana, My Lady Cristina, Sir Davide, Sir Diego, Sir Filippo, Sir Gabriele, Sir Giovanni, Sir Jace, Sir Jess, My Lady Joint, Sir Marco B, My Lady Saia, My Lady Silvia, Marco S e Ballo. Grazie a tutti, come sempre. Grazie, un bacio, grazie mille. Ci vediamo la prossima volta. Un bacio alla prossima, ciao. 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 Allora, dov'è questa cosa? Oddio, ok. Sta ancora registrando? Sì, un secondo.